Questo programma è offerto da... Questo programma è offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. Eccoci in onda, 22:17, mercoledì 10 ottobre 2018, un saluto da parte di Harry Ganzermi. Un attimo che mi sistemo il microfono, perché non capisco quale sia il l'ingresso giusto, ma credo... Si sentiva bene prima. Ma credo sia questo. No, va bene così, credo che vada bene così. Buonasera Mattia Di Noi, intanto. Buonasera. Cos'è quest'aria sconsolata? Aspetta un attimo che ti metto in diffusione. Eccoti qua. Come mai quest'aria assolutamente sconsolata? Stasera volevo lavorare come un coglione, mi sono dimenticato l'alimentatore del computer a scuola. Ah, benissimo, buono sapersi. Purtroppo non posso lavorare. Ho capito. Anche perché potrei lavorare su questo computer, ma ho il programma vecchio e per aggiornarlo e tutto ci metto una vita e non ha senso. Invece che lavorare nel nuovissimo computer che ti hanno dato a lavoro, vero? No, quello lì è fisso, non è il mio. No, ho capito, vero? Racconta la storia del computer nuovo che ti hanno dato, che è bellissimo secondo me. No, evitiamo di dire certe cose, cioè non mi pare il caso di dirle pubblicamente certe cose. Vai. Ci tieni al tuo posto di lavoro, abbiamo già capito, esatto. Va bene. Poi, tenendo conto, allora io questa sera voglio smarmellare. Sì? In base a cosa, di grazia. Voglio comunque... che smarmelliamo. Sì, ok, va bene, aspetta che ho sistemato il collegamento, eccoci qua, vai. Ecco, è attualmente smarmellato che si è chiuso il collegamento, va bene. Buonasera Leonardo Contini, intanto. Buonasera. Vedi? Ma in realtà abbiamo già smarmellato da un pezzo. Esatto. Io volevo smarmellare, infatti il programma, il browser ha deciso di smarmellare. Il browser ha deciso di andarsene praticamente, va bene. Va bene. Dicevi Leo, scusa? Vai, fai Leo, poi faccio il primo nome. No, nel senso, abbiamo già smarmellato da un po' in realtà. Ok, va bene. Come trasmissione. Da mo' anche. Sistema la cuffia se riesci, perché c'è un po' di interferenza che arriva okay. Da te. No, vabbè, siamo qui per parlare di Raw e di SmackDown. Salutiamo chi ci sta guardando su Twitch, innanzitutto. Come mai non su YouTube? L'abbiamo detto, siamo su Twitch perché praticamente è un po' la nostra nuova casetta, un po' perché ci hanno dato l'affiliazione, quindi è giusto anche sfruttare praticamente. Mi senti, Eric? Mi sento perfettamente, vai tranquillo. Okay. No, volevo finire il discorso che ho iniziato. Prego, prima. Vada. Vada. Intanto ti rimetto voglio che apriamo sì? Tutto. Sì, ok, vada. Perché io voglio, sì? Questa sera, visto che oltre a Raw e SmackDown probabilmente faremo anche un accenno a quello schifo di Super Showdown. Già, siamo qua. Quello schifo di Super Showdown è diventato, va bene. No, io voglio smarmellare stasera, voglio dare l'opportunità, prego. Voglio un contraddittorio. Sì, su cosa? Io voglio una persona... Sì. Non c'è Moreno, eh? Va bene. Vada. Vada comunque, vai. Che, sinceramente, e non che faccia il coglione e ci insulti per
gusto di insultarci, bla 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 e così sì, via. Quello ci pensiamo già noi, non è un problema, vai. A parte. Ma che abbia il coraggio di venire, di dirci, di sì. difendere sì. quella roba che ho visto tra Undertaker e Triple H. Sì. Secondo me, voglio una persona secondo me è, una cosa, è una cosa che verrà anche abbastanza massacrata da Dave Meltzer, perché non aveva parlato benissimo nel... Vabbè, come puoi, Eric, parlare bene, onestamente? No, non si può, onestamente, perché comunque è un cioè, match molto, 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 molto triste, aggiungo anche. Tu l'hai visto? Sì. Non so se tu sì, l'ho visto, poi l'ho recuperato dei giorni successivi. No, non solo quello, hai visto anche la reaction tra me e Michael e Mark? No, quella ammetto di non averla vista. Ok. Praticamente, io purtroppo. Spiego velocemente cosa è successo. Sì. Tre deficienti si sono sincronizzati solo per guardare Daniel Bryan contro The Miz e il main event. Che perché abbiamo passato tutto il pay per view ad essere completamente non sincronizzati. Esatto, perfetto, sì. Quindi, vabbè. Abbiamo passato il match a ridere. Sì. Ma ridere dalla tristezza di quello che guardavamo. Era tutto molto triste, effettivamente. Allora. E Max poi dice una cosa molto giusta che io sono... Cioè, comunque è giusto. C'era gente che era eccitata di vedere quella roba lì. Sì. Perché comunque, diciamo, è Undertaker contro Triple... Cioè, sono due leggende alla fin fine, quindi comunque ci può anche stare. Lo capisco l'atteggiamento. Capisco l'esaltazione per la nostalgia, l'effetto certo. nostalgia. Certo. Cioè, l'effetto nostalgia ci stava benissimo. Ma quando guardi una roba del genere... Sì. La nostalgia, cioè personalmente non vedo nostalgia. Sì. Vedo una cosa che mi mette tristezza. Onestamente, mi biasimi quando oggi ho pubblicato il match integrale tra virgolette sul nostro canale. No, guarda che è uguale, è assolutamente la velocità è anche quella, tra l'altro. Sì. Uguale identica, vai. Non è non rispettare quello che hanno fatto per il non business. Rispettano le leggende, non rispettano le leggende. Esatto. Io dico, allora, io mi sono, io sinceramente, lo dico molto sinceramente, anche grazie a Ro. Sì. Mi sono rotto il cazzo. Sì. Delle leggende. Io ogni volta che ormai mi sembra che sia un po' tardi, per... C'è solo una leggenda che ancora tollero quando appare a Ro. Sì, che è quale, di grazia? Che è Austin. Ecco, intanto sto un attimo che adesso mettiamo anche insomma in persona la chat, visto che non è presente, vai. Dicevo, l'unico che tollero ancora è Austin, sì. Ma per un motivo molto semplice. Mm-hmm. Perché alla fine vedo una Stunner a cazzo e vado a casa felice. No, anche perché nella maggior parte dei casi la Stunner ha Vince, quindi alla fine... Non è che, come posso dire, non cambia molto da quel punto di vista. Dimmi. Ok, credevo di essere io. No, dimmi, no, vai. Siamo in due. No, mi sentite? Un attimo, no. Che adesso sistemiamo il adesso collegamento. Sì. Eccoci, vai, dicevi? Dicevate? No, dicevo che... Cosa cazzo stavo dicendo? Austin. Dicevo perché di Austin, alla fine di Austin il discorso della Stunner va bene perché comunque alla fine la Stunner la becca Vince nella maggior parte dei casi, sì, cioè comunque è un riesce la becca qualcuno. Esatto. La Stunner alla fine è una cosa che vedi una volta, ormai Austin, la cosa bella delle apparizioni di Austin è che ne fa sì. talmente poche sì, che infatti. È bello vederlo sul ring. Sì, infatti. Taker ormai Taker con tutto il rispetto. Sì. Taker da WrestleMania 30 che non ha più senso guardarlo sul ring. Mm-hmm. Personalmente soprattutto è abbastanza evidente che comunque le condizioni fisiche di Taker siano quello che siano ormai, cioè, poi tra l'altro non è che si sia presentato anche nella miglior forma possibile, no. Cioè, a meno che non vogliamo considerare tonda una forma, però ripeto una cosa, ripeto quello che ho detto qui con noi quando sì. eravamo durante la live reaction, sì. Ha la panza che ha mio nonno, sì ok, però mio nonno ha 91 anni. Tuo nonno non so se sei più veloce di te, credo, è possibile. Guarda quella velocità, Mm-hmm. Mio nonno ha 91 anni, tra l'altro. Sì, no, infatti. Ed è del palazzo di fianco a guardarsi la televisione, probabilmente, in questo momento. Ci dicono, chiamatelo con il suo vero nome, Super House Showdown. No, è Super Show e basta, come ci ha insegnato. Comunque,
Max dice: c'è chi è felice di quanto visto a Super Showdown e che lo difenderebbe con piacere, solo che se ne sbattono le balle di quello che diciamo. È probabile. Esatto, assolutamente, ma è giusto, ma è assolutamente corretto, è giusto che sia così. No, Super Showdown, se non l'avete visto, cioè, mi spiace perché è ancora anche in onda su Sky, però non, cioè, non vi siete persi niente, francamente. Cioè, non, comunque oggi Max si è smettito. No, vabbè, se volete, se volete vedere qualcosa di carino, guardatevi il match per il titolo Cruiser. Sì, basta, sì. Con la vittoria di anche Joe contro Star è stato un bello. Sì, ecco, vero. Però comunque, sì, più che altro perché è stato anche l'ultimo della fight, appare. Adesso vediamo se quello sì. Anche AJ contro Joe, giusto, giustamente. Comunque, dai, saluto Max che oggi ha fatto una cosa che aveva detto che non faceva, ovvero che lui guardava senza commentare. Oggi ha commentato. Ciao, Max. cosa guardava senza commentare? Cosa, scusa? Che, no, che lui solitamente ci guarda senza commentare in maniera invisibile. Ah, ok, invece stavolta ha commentato. È stata una mezza faida perché io non ero iscritto al suo canale. Ok, ma ha commentato dove, scusa, su Twitch? Non ho visto dove ha commentato, aspetta. Sì, sì. Ah, eccolo qui, fosse... Mattia, c'è chi è felice di quanto visto a Super Showdown? E chi lo difenderebbe con piacere? Solo che se ne sbattono le palle di quello che diciamo. Eccolo qua, sì, me l'ero perso, non avevo capito che era lui. Che schifo! Ecco, buonasera. Grazie. Intanto, buonasera. Deve essere arrivato, vediamo un po' cosa è arrivato. Aspetta un secondo che lo guardo qui nella chat. È arrivata una donazione, qua, te lo ringraziamo. Sì, che schifo è una donazione. Sì. Maledetta WWE ci ha fatto una donazione di 5 euro, lo ringraziamo. Oh, per... gentile. Dato, vi ricordiamo... Vado a prendermi delle castagne che mi tirano sul morale. Dato, chiedo scusa, non è una donazione. Credo che sia una... No, una donazione, no, come non detto, ho detto una cazzata. No, dicevo, se siete visto che siamo su Twitch, innanzitutto salutiamo chi ci sta guardando su Twitch, che sono ovviamente meno rispetto a quanti siamo su YouTube, però va bene, perché comunque sono 56, va benissimo, ci sono stream che fanno oggettivamente molto meno su Twitch, la cosa non mi dispiace. Dicevo, se avete l'abbonamento ad Amazon Prime e volete comunque sostenere il canale, potete usare l'abbonamento, potete associare praticamente il vostro username di Amazon Prime al vostro username su Twitch e usarlo per abbonarvi al nostro canale. $4.99 il costo al mese, che voi non pagate praticamente, perché vi viene praticamente stornato dall'abbonamento di Amazon Prime. A voi non costa niente e a noi comunque ci arriva qualche soldino per sostenere il canale. Salutiamo chi ci si è abbonato fino a questo momento al nostro canale. Ecco, ci siamo spostati su Twitch precisamente per questo motivo, alla fin fine, visto che comunque è molto più facile forse rispetto anche alle donazioni, che comunque accettiamo senza nessun problema. È molto più facile sostenere il canale, anche perché comunque se avete già Amazon Prime non abbiamo una partnership, cosa che YouTube non abbiamo una partnership, abbiamo un'affiliazione, è diverso. La partnership è un'altra cosa, è ancora più in alto, ma va bene così. Ci sono anche i bit, che però non ho la minima idea di come si usino e non ho la minima idea di come possono essere usati. Hai dei messaggi su Facebook, mi sa, che ti arrivano. Sì, mi sono arrivati adesso, infatti devo sentire un audio. Allora parliamo di Raw di SmackDown, di ieri sera. Allora, ci dicono siamo 57 come membri dell'NWO. No, le membri dell'NWO erano di più. Le uniche due storie sono incentrate sui campioni, eppure alcune fanno cagare. Licenziassero i Booker se non hanno voglia. Io credo che sia più una... Beh, almeno guarda, Raw questa settimana, come posso dire, quantomeno qualcosa è successo a Raw questa settimana, di cose anche interessanti. Per quanto riguarda SmackDown, a parte il match tra Becky Lynch e Charlotte, che comunque non ha avuto un finale, non credo sia successo praticamente alcunché nella puntata di... Beh, Rusev. È proseguita la faida tra Rusev e Aiden English, sì, vabbè, Aiden però English. Non è che sia successo, cambiato moltissimo rispetto... Anzi, mi dà l'idea che vogliano che la vogliono risolvere il prima possibile questa cosa, perché già rivelare praticamente... L'abbiamo praticamente abortita. Infatti, cioè, la sensazione che ho avuto è che l'abbiano praticamente abortita, però, boh, non lo so. Posso dire che tra l'altro è stato un segmento che mi ha fatto ridere tantissimo. Per quale motivo, di grazia? Il semplice fatto della storia dell'hacking, quando potevano benissimo andare dal tipo in regia e dirgli: beh, zio, continua a far vedere. Attenzione, beh, non è detto. Loro, magari Aiden English ha dato alla regia il filmato, quello incompleto, sapendo benissimo che non avrebbe avuto comunque intenzione di mostrarlo. Rusev e Lana li hanno hackati e hanno mandato invece su in regia quello completo. Potrebbe essere anche semplicemente così. Non è successo, ma mi aspettavo che Lana dicesse dolce bonbon. Dolce, 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 dolce. Io voglio il tuo dolce bonbon. Cioè, ti aspettavi un filmato tipo quello... hanno fatto una cosa del genere quando? Aspetta. A Bindi Rate.
Bindi Elite ha fatto una cosa di questo tipo, sì. Per cos'era? Segmento di Omega, giusto. Segmento di un segmento Omega di che parlava mai dei Bucks. Esatto, esattamente. Cioè, il video vero non parlava mai dei Bucks, sì. Però Cody ha fatto dolce, 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 dolce. Bombone. Esatto, sì, più o meno. No, ripeto, almeno a Raw qualcosa è successo, perché comunque abbiamo avuto il turn il di Lashley, che era, diciamo, era atteso quantomeno, cioè non era atteso, ci speravamo quantomeno nel tornillo di Lashley. E forse anche cortesino. Il turn di Owens, però vediamo. Sì, il turn di Owens... L'hanno fatto praticamente ieri. Come, scusa? Cioè, hanno fatto un doppio turn con Owens e Lashley, più che altro perché Owens Cioè, lo sapremo la settimana prossima in realtà, però la sensazione è che possa essere stato un doppio turn. Se torna Owens, naturalmente, certo, naturalmente. Perché... Buon appetito intanto, Mattia, cosa stai mangiando? Castagne. Ah, minchia, già le castagne il 10 ottobre. Fa così, anch'io ce le ho. Fa così, fa così freddo a Milano che avete già bisogno delle castagne alle 10, alle, no, il 10 ottobre. Mio padre è andato a raccoglierle nel weekend. Ah, ok, va bene. Anche io. No, anche perché qua oggi c'erano ancora 20 gradi, quindi insomma, già avere il riconoscimento, già avere bisogno delle castagne mi fa abbastanza strano. Owens, è una storyline, sì, è una storyline. Cioè, l'hanno tolto dagli show anche per motivi di storyline, però non è infortunato, probabilmente sarà già... Quando è che dicevano che... Ma va veramente via dalla WWE dopo che ha mollato? Più o meno la stessa cosa, ragazzi. No, è stato infortunato. Che poi l'annuncio di WWE.com dell'infortunio è relativo esclusivamente a quello che è successo lunedì. Cioè, hanno detto... Aspetta, vado un attimo a prendere cosa hanno scritto dell'infortunio, perché l'avevo prima qua e adesso non ce l'ho più. Ecco qua. Ecco, Bobby Lashley infortuna Kevin Owens, ecco qui. Bobby Lashley infortuna Kevin adesso Cage si è detto Kevin Owens pare sia veramente infortunato e sta per andare a far superare. Mi sembra strano, però sì, anche perché l'avrebbero detto esattamente. Beh, almeno poi lo diranno, magari lo dicono dopo l'operazione. Comunque dicono Kevin Owens ha sostenuto infortunio in entrambe le ginocchia quando Bobby Lashley ha in modo viciously, praticamente in modo rabbioso, legato le gambe di Owens intorno al turnbuckle dopo il loro match. Owens andrà dovrà essere controllato ancora nella giornata di domani, questo è apparso però ieri, quindi dovrebbe essere una cosa di oggi, per valutare praticamente l'effettiva entità del danno. Beh, eventualmente sapremo notizie praticamente. Lui storicamente non ha le ginocchia messe benissimo. No, è vero, sì. Già dai tempi della Ring of Honor, esatto, è una cosa abbastanza... Pensa se non viene al tour. Ecco, speriamo di no, però non mi stupirebbe, francamente, se è veramente infortunato, vai. Se lo girano sarebbe bello inedito come cosa, perché Owens Face in WWE... Owens Face in WWE non l'abbiamo ancora visto. Non è mai stato. Esatto, esattamente. O magari anche non Face, ma comunque effettivamente è una figura abbastanza diciamo, simpatetica in queste settimane, alla fin fine, no? Sì, sì. Tornando a noi, ripeto quello che è successo ora, quindi abbiamo avuto il turn di Lashley, cortesia di Leo Rush. Sì, sì. Perché alla fine... Vai. È il ruolo migliore, cioè sì, è la cosa migliore che potessero fare. Sì, anche perché, come dicevamo l'altro giorno, mi viene sempre il termine inglese e non quello italiano. Leo Rush è annoying, cioè è fastidioso. Irritante, sì. È irritante quando ieri l'altra sera quando ha cominciato a costringere il pubblico a urlare Lashley, la prima volta potevi anche avere il dubbio, alla terza quarta volta lo sta facendo apposta e lo scopo è farlo fischiare, tanto aveva anche, aveva anche l'auricolare, quindi era chiaro che comunque lo stavano imbeccando da dietro su quando e cosa dire, praticamente quando parlare e cosa dire. Say his name, damn it. Chi è il Velvet in Dream? Cioè, say my name. No, vabbè, no. Lashley, se lo riportiamo alla dimensione. What the fuck they're doing? Basta. Ok, abbiamo capito. Abbiamo capito, grazie. Se lo portiamo a, diciamo, riportiamo a quello che diceva praticamente a quello che faceva a Impact prima di arrivare in WWE, tanto di guadagnato, perché comunque quella versione di Lashley era davvero ottima. Poi, ecco, vogliamo parlare, ci chiedono, vogliamo parlare dell'uomo tutto d'oro? È il Conquistador o la Kurt Angle, versione statuetta degli Oscar alla fine, vai. Un motivo molto, molto, molto semplice, non voglio parlare di tutto quello che concerne quel torneo. Sì. Perché oggi, guardando SmackDown... Sì. Ero arrivato al punto... Hanno ripetuto talmente tante volte... Sì.
A tournament to declare the best to declare in the world. The best in the world, sì. L'hanno detto talmente. Sai cosa vuol dire? Sì. Che a un certo punto. Sì, che Jericho fa l'apparizione anche in Arabia Saudita, magari vince anche il torneo. Comunque, dicevamo. No, su Twitter ha detto che lui non ci va in Arabia Saudita. Wink wink, sì. E detto, infatti è vero, non sono andato in Arabia Saudita, ero già lì, quindi non sono andato in Arabia Saudita, comunque no, dicevamo. Comunque penso, se devo darti un pronostico in questo momento con i nomi che ci sono, ti dico che secondo me lo vince John Cena. Vince Cena. Cena, ok. Cena che non ha neanche dovuto disputare un match di qualificazione. Jericho, tra l'altro, che non so se avete visto King of Wrestling, è più grasso che mai, tra l'altro, ma anche detto questo. No, non l'ho visto. Sì, l'ho visto. È bello cicciottello, diciamo, alla fine. Però vabbè, può permetterselo, può fare quello che vuole, Jericho, tanto ormai c'è... No, Joy Black, il best in the world è un nano barbuto di merda, ricordatelo. Che è Daniel Bryan, che abbiamo visto a SmackDown nella giornata di... Tra l'altro, vado di booking, prova a beccarlo. Fantasy booking. Ok, vai. Parlo di fantasy booking. Brian AJ finisce in merda per colpa di The Miz. Sì. Alle series triple threat. Sì. Brian va con il Busaico, va comunque per schienare AJ. Sì. Miz gli ruba lo schienamento e diventa campione. Sì. Questo alle series, però alle series non sappiamo se ci sarà Raw contro SmackDown. Vabbè, vediamo. Se non fanno Raw contro SmackDown, allora se lo fanno... Perché allora, non si capisce ancora cosa faranno. Perché se non lo fanno lì, non hai scelta che farlo a TLC. E a TLC sì. 99. Beh, bisogna vedere se sarà un match, un ladder match. Clash of Champions, è vero. Sì, TLC non comunque, c'è quest'anno, dimenticavo. Comunque, in un modo o nell'altro, Brian viene messo fuori, viene comunque fregato. La faida continua tra Miz e AJ. Sì. Brian vince la Rumble, Brian Miz a WrestleMania. Poi, sì, no. Mi sembra, direi, abbastanza evidente che sta cosa la vogliono portare fino a WrestleMania. Sì. Sì, magari sbaglio, però il fatto che non abbiano dato via il match praticamente sabato in Australia mi fa pensare che vogliano tenersi questo match per un'occasione importante. Sì. Vai Leo. Cioè, interrompi il regno di quasi un anno di AJ Styles da The Miz, cioè, tra l'altro hai ragione, però vai. Io sono il primo e sono sempre stato il primo ad essere contro The Miz campione WWE, perché The Miz non è un wrestler che secondo me deve avere quel titolo. E in questo momento so che c'è un mio amico. No, devo correggervi, l'ultimo è TLC, non è Clash of Champions, è TLC il 16 dicembre. A San Jose in California, vai. Dicevo, un nostro amico comune che in questo momento sta bestemmiando e dicendo: ma che cosa stai dicendo? Comunque, sono il primo a dirti che The Miz... Ciao fans della WWE, The Miz è il più grande lottatore di tutti i tempi, andiamo avanti. Esatto. Vai. Sono il primo a dirti che secondo me non è un wrestler da titolo massimo The Miz. Sì. Titolo intermedio può gestirlo benissimo, titolo massimo non glielo darei mai. Però... però secondo me si va in quella direzione. Sì. Dice Joy Black: siete troppo ottimisti. Secondo voi la WWE buca così a lungo termine qualcuno che non sia Roman Reigns? Non è questione di bucare a lungo termine la persona. Attenzione, non è questione di bucare a termine la persona, è questione di bucare a lungo termine WrestleMania. È diverso. In questo caso hanno evidentemente la loro idea di un match da fare a WrestleMania e stanno tornando indietro, molto semplicemente. Bucano al contrario. Vai. È vero. Max dice: l'anno scorso abbiamo avuto mal, non fate i miserabili. Sì. Va bene. Ma Max lo vediamo a Bologna o va a Roma? No, va a Roma, mi sembra, Max. Ma non abita, ma non abita più vicino a Bologna? Come mai va a Roma? Non lo so. Sì, lui abita... Adesso non mi ricordo, però è in Liguria lui. È in Liguria, esattamente, sì. Infatti. Vabbè, Max, perché non vieni a Bologna con noi e vai a Roma? Perché magari a Roma riesce a spendere un pochettino di meno, per qualche motivo che può essere, vai. E niente. No, però secondo me vanno in quella direzione, anche perché mi sembra abbastanza, come si dice, mi sembra chiaro che stiano andando in quella direzione. Non hanno venduto il match pulito, non hanno venduto il match a Super Showdown, un motivo c'è. No, può essere magari che sono andati un po' lunghi. Cioè, può essere un'opzione magari invece che per farlo a WrestleMania magari erano un po' corti perché dovevano dare quelle 3-4 ore al match. Ti dico perché non sono convinto che sia il motivo che andavano lunghi. Perché quel match, per come è stato fatto, per come è stato costruito,
aveva perfettamente senso che andasse così. Mm-hmm. Perché più che altro, il discorso è sempre stato che The Miz vinceva perché fregava, perché barava, perché usava tecniche, perché faceva perché fregava, fregava Brian. Nel match a SummerSlam ha usato il tirapugni. Sì. A Hell in a Cell hanno cannato le due. Uh-huh. Però in teoria Maryse aveva la mano, cioè si teneva comunque al costume di Brie. Quindi comunque di base ha senso. La vittoria di Brian ha perfettamente senso perché Miz continuava a rompergli le balle e tu dovrai barare per battermi, mentre Brian l'ha battuto perché è un wrestler migliore. Esatto. Mr. Small Package, come è stato ribattezzato, vai. Esatto. Ma comunque, che ha un doppio senso bellissimo, in realtà. Sì, però, ovviamente, sì. Certo. No, comunque, Miz ha spinto sul fatto che la sua spalla era su, quando, nel momento dello schienamento. Quindi magari può giocarsela come scusa. Sì, ma per il momento se ne stiamo abbastanza sbattendo il cazzo di questa. Di questa te lo dico. Sì, però comunque l'ha menzionato SmackDown. No, l'ha menzionato, sì, però l'ho menzionato come classica scusa da Hill alla fin fine, no? Sì, però comunque ti dico, secondo me Super Showdown va in vacca il match tra AJ e Brian. Super Showdown per Crown Jewel. Crown Jewel, sì. E poi faranno. Adesso mi pare evidente che la strada sia per andare per un triple threat tra questi qua. Questo però a TLC, direi a questo punto. Non, o alle series o a TLC. Esatto, vediamo se non faranno di nuovo Roman Reigns contro AJ Styles, magari in quel Survivor Series. Questo lo scopriremo solamente tra un mesetto. Dimmi, mi sentite? It's gone. Aspetta un secondo, che adesso. Riproviamo a collegarci, vediamo se mi sentono in questo momento. Mi sentite adesso? Hai detto molto tipo alla South Park, c'è la punta di fare it's gone. No. Cazzo, non sai che mi sono... Aspetta un attimo che riproviamo a ricollegarci. Eccoci qua, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Abbiamo qualche problemino di collegamento con Discord. Eccoci qua. Allora, vediamo un attimo intanto di leggere i messaggi, poi recuperiamo anche il collegamento. Lo Small Package non era un signature move di Brian o di Jericho, era di Brian in Ring of Honor. In Ring of Honor lui aveva la storyline che aveva lui praticamente trovato la finisher perfetta, che alla fine era un semplicissimo roll-up, un semplicissimo Small Package. Allora, un attimo che ritorniamo qua in studio, eccoci qui. Allora, vediamo se riusciamo adesso a riprendere il collegamento, perché in questo momento non abbiamo purtroppo il collegamento con Discord, se no al limite vediamo se sulla chat vocale vediamo se riusciamo a riprendere. Scusiamo per il contrattempo, purtroppo non è una cosa dipendente da noi, naturalmente. Vediamo se adesso riusciamo a recuperare tutto. Non so se Mattia mi senti in questo momento, no, perché non riesco neanche a collegarmi al server, quindi è proprio un problema di connessione con... Eccoci qua. Ecco, mi sentite adesso? Sì, sì. Perfetto. Dicevate? Non mi ricordo. Lo Small Package non l'ha mai avuto Jericho come... Come Brian sì, però. Brian e Ring of Honor. Brian sì, Ring of Honor. Perché era praticamente... lui aveva sviluppato, aveva detto, la finisher perfetta, e alla fine era un semplicissimo Small Package. Da cui nessuno riusciva a scappare. Esatto, esattamente. Per me la cosa tra Brian e Miz la chiudono Enter the Rumble. È ok, però resta in media cosa fai a quel punto, allora? Il discorso... Alla Rumble. No, dico a WrestleMania, visto che se la chiudi alla Royal Rumble. Ti ho detto, alla Rumble, secondo me, Brian fa la Rumble e The Miz va contro AJ. Sì. Poi, cioè, tu a WrestleMania sei convinto che facciano Miz contro Brian, giusto? Sì. Ok, no, io dicevo, se chiudono questa cosa tra Miz e Brian alla Royal Rumble, a WrestleMania cosa fai? Quello non lo so, ma infatti secondo appunto, me non lo faranno. Infatti, quello è il discorso. Cioè il problema di questa obiezione è che comunque poi non sai cosa fare in quelli di WrestleMania alla fin fine. Cosa fai? AJ contro Boo? O The Miz contro Boo? Non si sa. AJ non saprei che match dargli di grosso, a meno che non fai AJ Orton. Ha battuto tutti praticamente, a parte li ha battuti tutti, il problema è quello, cioè dice di gente ce n'è a SmackDown. Non mi sembra che ci sia AJ poi sta gran gente in quel di SmackDown, perché comunque AJ li ha battuti tutti. Cioè.
Cioè, o lo mandi con fai AJ contro Orton a WrestleMania. Bisogna capire se danno il titolo a Bryan e The Miz e fanno il match Bryan e The Miz per il titolo, o se sì. lo fanno Orton e AJ. Mm-hmm. Perché può anche essere quello, Naturalmente. Un attimo che mettiamo cioè, vedendo come stanno costruendo Orton e come lo stanno tenendo lontano da AJ, secondo me prima o poi AJ e Orton si incontrano per fare un match. Però mi sa di più di cosa che magari non sia lontana dal titolo alla fin fine, cioè quando AJ avrà perso il titolo. Non so se lo faranno vediamo. Per la più che altro la dico già adesso, secondo me sai che AJ passa Raw l'anno prossimo. Anche può essere, dicono Wyatt a cazzo non si vieta nessuno, neanche a SmackDown. Wyatt però non è a SmackDown, c'è questo piccolo dettaglio, è a Raw. Quindi prima di WrestleMania, a meno che non lo facciano passare in qualche modo, difficile che si possa fare. Era lo stesso problema di Punk, arriva The Rock e si prende il titolo, infatti. E infatti poi Punk, dopo che ha perso il titolo, ha fatto il match di WrestleMania con Taker e poi basta, alla fin fine, no? O sbaglio? Sì, di fatto. Sì, perché sì. La WrestleMania dopo non c'è più andato, non c'era. AJ non va a fare nulla, Ro. Non lo sapete questo, cioè, come fate a dire che AJ non va a fare nulla, Ro? Anche perché, cioè, nel momento in cui AJ passa a Raw, qualcuno da Raw passa a SmackDown. Esatto. Quindi. Cioè, il discorso è anche capire che intenzioni hanno con SmackDown per il prossimo anno. Visto che il prossimo anno SmackDown è chiaro, quindi comunque c'è bisogno di nomi grossi. Uno tra Roman Reigns e Ronda Rousey, o se non tutte e due addirittura, mi aspetto che vadano a SmackDown, per esempio, il prossimo anno. Rollins va a SmackDown, Tu dici anche Rollins? Ma Rollins può anche... Cioè, dipende cosa vogliono fare, perché comunque mantenere l'equilibrio tra i due show, tenendo conto che comunque uno sarà per forza, almeno inizialmente, uno show più importante rispetto all'altro, cioè SmackDown sarà più importante rispetto a Raw, per il semplice fatto che va in chiaro, l'equilibrio è anche difficile da mantenerlo, se vuoi tenere i roster divisi, alla fine. O tieni, o visto che sono anche su due piattaforme diverse, o riunisci i roster e alla fine va entrambe le cose, va, cioè, chi va a Raw va a SmackDown e SmackDown va a Raw. La vedo dura, perché perché secondo me USA vorrà avere i suoi wrestler esclusivi, perché se hanno si possono scambiare i wrestler USA e SmackDown e la Fox, non ha senso. No, però è anche vero che se Fox vuole... Perché se toglie AJ da SmackDown, vuole, SmackDown non se ha più Fox e allora io a questa storia dei wrestler esclusivi ci credo fino a un certo punto, nel senso, se Fox vuole i nomi grossi, e anche USA vuole i nomi grossi, l'unica scelta è riunire il roster, non hai scelta, cioè se NBC vuole Ronda Rousey lunedì, ma anche Fox vuole Ronda Rousey venerdì, non hai molta scelta, cioè devi farli apparire entrambi gli show alla fin fine, no? Sì. Ed è anche un modo evidentemente per perché il discorso è questo. È un modo anche probabilmente per portare avanti, cioè per portare la gente da Raw a SmackDown e da SmackDown e viceversa a livello di pubblico, perché per tenere d'occhio le storyline devi per forza seguire tutte e due. Adesso alla fine puoi anche non seguire SmackDown, se ti interessa solo di Raw puoi vedere solo Raw, se invece adesso e lo puoi anche fare, perché comunque sei su una piattaforma sola di fatto, perché comunque sei sullo stesso canale alla fin fine. Se invece sei su piattaforme diverse, su canali diversi, hai secondo me più la possibilità e magari la WWE ha anche più l'interesse di soddisfare entrambi, diciamo, entrambe le proprietà alla fin fine, Fox con NBC Universal. E l'unico modo secondo me in questo momento per non rendere per forza uno show molto più importante rispetto all'altro, al di là del fatto che uno va in chiaro e uno no, e secondo me a far apparire diciamo, i lottatori principali in entrambi gli show. Vediamo come la sistemano da qui a un anno, perché se porti i tuoi nomi più importanti a SmackDown, è chiaro che SmackDown diventa lo show più importante, però devi anche tenere su Raw contemporaneamente, perché Raw comunque per motivo storico comunque lo show più importante della compagnia. Vai. Il motivo per cui penso che AJ possa passare a Raw finalmente rispetto agli anni precedenti è che SmackDown comunque adesso, a parte che Roman probabilmente o comunque uno grosso passa, che può tenere su come top name. Cioè gli anni scorsi quando si diceva AJ passa Raw, AJ doveva già passare Raw quest'anno in realtà, perché anche quando hanno fatto le magliette, infatti non a caso il colore delle magliette di AJ è rimasto blu, poi tra l'altro, perché comunque lui è adesso detta di SmackDown, però in origine lui doveva andare a Raw praticamente
L'anno scorso dovevano mandare Wyatt. Esatto, perché cambiarono idea all'ultimo, praticamente. Tant'è che dovevano fare il match per il titolo tra Orton e Wyatt e non lo fecero per il titolo proprio per questo motivo, ma in origine era stato annunciato come un match per il titolo del mondo, il famoso House of Horrors match che tutti ci ricordiamo purtroppo, purtroppo sì. con grande schifo. Ci chiedono chi è il miglior wrestler che ha rappresentato meglio SmackDown nella storia, visto che tra settimana c'è SmackDown 1000. Devo dare ragione a Max is Awesome e The Rock, perché se no non ci sarebbe, cioè The Rock non ci sarebbe nemmeno SmackDown se non ci fosse stato The Rock, quindi quello sì, il più importante secondo me è sicuramente The Rock, più che altro perché gli ha dato il nome. Esatto. Se devi vedere continuità e tutto il resto nei 20 anni di storia, è una bella lotta effettivamente. Eh sì, ci sono diversi nomi. Undertaker probabilmente, perché comunque dal 2000 in avanti ha effettivamente lui si è visto stesso fino... Cena comunque sì, è vero che nel momento in cui ha vinto il titolo Undertaker alla fine è stato quasi sempre solo a SmackDown, perché comunque sì, a parte quando ha vinto il titolo nel maggio del 2002 lì era ancora a Raw, però poi passò durante l'estate e poi da lì non si schierò praticamente più. Mi sembra, perché Cena ha fatto la storia di SmackDown, nel senso che è nato lì. Sì, però le cose più importanti le ha fatte lì. Poi l'ha fatta Io ti cito Eddie Guerrero comunque. Eddie Guerrero, certo, assolutamente. Batista, nemmeno poi tanto, perché comunque anche lì Batista le cose più importanti le ha fatte a Raw. Perché comunque l'Evolution e la faida con sì, è chiaro che poi è stato di più a SmackDown, quello è ovvio. Però comunque la faida con l'Evolution e il primo titolo mondiale lo ha vinto quando era Raw contro Triple H. Misterio. Con tutto il rispetto di Eddie, secondo me ha avuto il suo momento Eddie, però non è durato tanto alla fine, sì. Di SmackDown. Più che altro sai cosa? Noi lo ricordiamo con più affetto. Perché lo ricordiamo comunque, con affetto perché comunque è esploso in quel momento. Esatto, perché è il momento del boom in Italia del 2004, certo. Quindi cioè, Eddie, nel main event di SmackDown è durato 3 mesi. Sì, più o meno. E tornarci purtroppo è successo quello che è successo. Esatto, esattamente. AJ Styles c'è stato solo due anni che AJ Styles è al top di SmackDown. AJ ha comunque è stato il volto di SmackDown da quando hanno rifatto il brand split. Dicono Benoit no, perché comunque ha vinto il titolo del mondo, è nato subito a Raw, quindi Mysterio, secondo me Mysterio decisamente di più, certo. Mysterio, Edge comunque, perché Edge ha fatto Edge, sì. Edge ha fatto moltissimo prima. Edge perché comunque anche lui ha fatto ha vinto il titolo del mondo a Raw. Però è anche vero che comunque a livello di match, titoli tag, titoli intercontinentale, come giustamente detto da Max Isoso nel suo video, comunque lui ha fatto moltissimo dal 2000 in avanti praticamente. Ma anche il titolo pesi massimi con Taker nel 2008. Anche poi sì, è vero, però il top lui della carriera l'ha toccato con Merete della Superstar quando era Raw. Anche in quel caso. No, Nunzio no, mi spiace, assolutamente no. Nunzio no. Anche se il primo lottatore a vincere un titolo da WWE in Italia, quindi e poi perdere immediatamente la settimana successiva, però ha vinto Mordecai. Madonna, quelli più importanti, non quelli più schifosi, per pazienza. Se ci fosse il Jericho non è mai stato a SmackDown praticamente, cioè non ha fatto un cazzo a SmackDown. Dai. JBL, se ci fosse il paladino ti direbbe JBL. Sì, sì. L'anno del terrore di JBL, ci ricordano giustamente. Heiderreich che ha toccato punti importanti a SmackDown, specialmente quelli di Michael Cole. Ci ricordo, è vero, assolutamente vero. Lesnar assolutamente ha avuto comunque. Ha fatto cose molto importanti a SmackDown. Jericho le cose più grosse le ha fatte quasi tutte a Raw. Mm-hmm. Ma ti dico, per un breve periodo anche Mark Henry, ti dico. Mm-hmm. Mark Henry quando era nella Hall of Pain, House of Pain è il gruppo rapper. Ma lì era già Raw, sbaglio? No, era SmackDown. Lui vinse il titolo contro Randy Orton era SmackDown, era il World Heavyweight Championship. Cosa abbiamo da aggiungere? No, beh, andiamo. Cosa abbiamo dimenticato di cose particolarmente. Vabbè, il turn delle Bellas. Vabbè, era abbastanza chiamato il turn. Esatto.
Era giusto, diciamo... era giusto Mattia che sosteneva che avrebbero fatto face contro face con rispetto la stretta di mano. Che poi, attenzione, non è detto che alla fine non si stringano comunque la mano, però intanto la stecca Nicky e Briglia è andata. La cosa positiva è che ci evitiamo Maris contro Bri, probabilmente, visto che comunque Bri ha girato il... Ma io l'ho detto già in precedenza, cioè secondo me Maris non la vediamo più, almeno per un po', cioè quantomeno, magari se la rivediamo. Magari la rivediamo anche, però la final è praticamente esaurita, quindi la final è praticamente finita, perché Miz sta un po' per i fatti suoi, e Bri comunque a SmackDown da qualche settimana effettivamente non si vedeva più, quindi alla fine le hanno lasciate lì a Raw, libere di far ripartire questa bella Lucion, come è stata chiamata da loro due. Hanno fatto anche la maglietta, tra l'altro. Adesso, appena possibile, sì. la metto in diffusione. Vuoi aggiungere qualcosa, Mattia? Mattia, mi sa che o è sparito o aspetto il microfono. Sto facendo... ci sono. Non ti sentivo, vai, scusami. Dicevo, non voglio. Non, no, ma non, che cazzo vuoi che aggiungo su la costruzione di Evolution? Dai, su. No, allora, sulle Bellas, volevo dire, non sulle. Aspetta una cosa. Purtroppo mi sono sbagliato. Hanno fatto veramente sto turn. Yep. L'hanno fatto. E boh, basta. Cioè. Sorvogliamo sul fatto che Nicky abbia una title shot così a cazzo. Però... Vabbè, no, probabilmente lo ha, diciamo, la. Beh, a parte il fatto che il general manager è un heel, quindi comunque può diciamo... Sì, vabbè, ma infatti dato sorvoliamo. Esatto. Eccola qui la maglietta nuova delle Bellas. The Bella Lucion has begun, per chi vuole avere il coraggio di indossare una cosa di questo tipo. Qualcuno che conosciamo probabilmente... Marta l'ha già comprata, figurati. Marta e Fabio ne hanno già comprate due, figuriamoci. Mamma mia. Che schifo, mamma mia. Vabbè, andiamo avanti. Il problema di questo turno è duplice. Uno perché... Sempre le castagne? Sì. Ok, va bene. Almeno i nostri occhi... Sì? Perché chi se ne frega di questo turn, chi se ne frega delle Bellas adesso? Sì. Beh, però sono le Bellas, sai che comunque... Sai che comunque le Bellas su sì. Sta cosa della... Poi è anche una cosa che probabilmente fa comoda loro per il reality show, sicuramente. Sì. Anzi... Nicky Bella o quella hanno messo sullo stesso piano di Mildred Burke? Sì, esatto. Cioè ormai è a quei livelli, è esatto. Bella. No, ci dicono 5XL, la Madonna. Sì, le magliette americane sono disponibili anche in formato molto molto largo. Stavo guardando anche le altre magliette che erano uscite, c'è una nuova maglietta del Velvet in Dream. Parlando di magliette brutte, vi farei vedere questa, eccola qui. Cioè quella nuova di Mustache Mountain. Potete vederla direttamente su Twitch, se vuoi che siete in chat con me. Che praticamente c'è scritto Mustache Mountain e c'è un baffone gigante. E dietro c'è il logo di NXT con i baffi. Una roba orrenda. Semplicemente orrenda. Con tutto il rispetto per il Monster Smart che è un grandissimo tattone. Vai. Il problema, secondo me, poi... Evolution... Ronda vende per Nicky. Sì. Guarderò quel match dicendo... Questo match è totalmente insensato. Contando che Ronda... È stata in difficoltà contro le Bella perché l'hanno attaccata in due. Mm-hmm. Perché nel momento in cui hanno provato a fare come nei film dove attaccavano una alla volta, Ronda le ha prese e le ha ribaltate entrambe. Beh, vediamo adesso quanto sarà lungo il match. Va anche detto che Ronda comunque... Tieni conto sempre di una cosa. Ronda, teoricamente, è pur sempre una rookie. È campionessa, ma è pur sempre una rookie. Perché comunque lei è ad allenarsi da quanto? Da un annetto alla fin fine, no? È vero che Ronda Rousey, sì. Però è anche vero che, per esempio, con Ruby Riott, per esempio, ha venduto e non poco anche, perché comunque Ronda... Ha venduto praticamente con tutto. Esatto, cioè ci sta anche alla fin fine che lei venda sostanzialmente dall'avversario, però poi alla fine deve comunque sempre vincere in modo dominante. Un po' di selling ci sta, secondo me, senza nessun problema da parte di Ronda Rousey, a patto che ovviamente non diventi tipo vende per 20 minuti e poi vince con una mossa, quello no. Quello probabilmente no. Sì, no, anche perché se dovesse mettersi a squasciare tutte... Non ci sarebbe nessuno a affrontare. Esattamente, il discorso poi è anche capire chi sarà quella che la fa fuori poi. E che le toglierà praticamente Un sacco di fischioni a SmackDown, direi. Ah, tu dici Charlotte? Dici che sarà lei? Può essere, vediamo cosa succede. Magari
L'altra Queen, la Queen of Spades. Ci chiedono se era, se era voluto il mini segmento tra Liv Morgan e Bri inizio match. Fa un po' te. Certo che era voluto il segmento. Molto ben fatto, tra l'altro, eh. Molto, molto ben fatto. Cioè, è una cosa piccolina, però molto ben fatta anche a livello di storytelling. Liv ha imparato, tra l'altro. Liv ha studiato, diciamo, la sua avversaria. Vabbè, l'ha evitato. Ha fatto un po' di scouting. Cioè, ha fatto un po' di scouting dell'avversaria. Giustamente, anche perché l'alternativa potrebbe essere probabilmente prendersi un'altra commozione cerebrale, quindi non è, diciamo, non era, diciamo, la cosa più adatta. Però, diciamo, ha fatto un pochettino di scouting. Le possibilità che Nikki vinca sono proprio 0%. Ma ragazzi, volete far vincere Nikki Bella con Ronda Rousey? No, dai, per cortesia, cioè, speriamo di no, cioè, speriamo veramente di no. Ma poi Nikki Bella, cioè, nel senso, vuoi farlo lottare, cioè, vuoi farle vincere il titolo e farlo lottare ogni settimana? Meltzer ha veramente detto, pare che Meltzer abbia confermato che Owens è infortunato realmente. Ah, comunque. Boh, non lo so, adesso vado a controllare. Io non l'ho sentito, è un po' che non sento Meltzer. No, ma tu dici nel post show o scritto su Twitter? Perché sul post show non mi ricordo assolutamente. No, sul post show non l'ha detto. Ah, infatti. Cioè, ha detto, potrebbe essere... un infortunio, cioè un angle per giustificare un infortunio, ma non ne so niente. Ah, ok, sì. No, non ho saputo niente, ma magari adesso cos'è, più tardi esce, cioè più tardi, no, in realtà esce quasi domani mattina. Quasi, diciamo, domattina dovrebbe uscire l'Observer, dovremmo saperne di più domani mattina di preciso, perché di cosa se ne tiene. Partite dire lo ve l'avevo detto, perché potrebbe benissimo essere come al solito che Dave ha detto una cosa e la gente e poi esattamente. O'Brien ha avuto da ridire su sta cosa su Twitter, non so se avete letto. No, di cosa, scusa? Brian Alvarez. Sul fatto che prendano in modo sbagliato quello che dice. Mm-hmm. Beh, è successo tipo 76 volte alla fine, no? Sì, no, ma succede, ha messo mai un tweet. Succede qualche giorno fa, messo una volta un tweet a Observer Live, a Observer Radio. Esatto. Pensate, la gente dice Brian Alvarez ha detto che i rumor sono veri. No, non ha detto niente di tutto questo. Vogliamo dare un piccolo spoiler su Tua 5 Live? Tanto non guarda nessuno Tua 5 Live, di chi ci ascolta, molto probabilmente. Ci sono stati due debutti ieri sera a Tua 5 Live, che poi in realtà è uno avvenuto assieme. Sono due persone che hanno debuttato assieme a Tua 5 Live, che sono Mike Kanellis e Maria Kanellis. Mike Kanellis che pare sia ulteriormente dimagrito, quindi deve rientrare nei limiti di peso praticamente di Tua 5 Live. Tutto per il buon Bennett, sì? Perché magari a Tua 5 Live può fare qualcosa. Mm-hmm. Sì, almeno qualcosa da fare, dai. Perché lui ultimamente veniva annunciato a 215. Vedremo se adesso a Tua 5 Live verrà. O magari ci fanno una storyline di lui che deve dimagrire per rientrare nel peso alla fine. Vai, dicevi? Vedo, non è un fenomeno, perché non è assolutamente un fenomeno Mike Bennett. Sì. Però, secondo me, gli si vuole bene. Comunque è un buon Chiamola così, come mm-hmm. un buon lottatore, se messo nella posizione di fare dei buoni match. Tua 5 Live potrebbe essere in quella posizione. Orca, domani sera c'è Philadelphia Eagles contro New York Giants di NFL. Yeesh. No, per Impact lo dico, perché Eagles-Giants a livello di rivalità è abbastanza c'è. Poi New York e Philadelphia sono due, diciamo... due mercati abbastanza grossi da quel punto di vista, quindi è il gom show di Impact, dai Eric. Lo so però la partita di domani sera è bella tosta. Gli va di culo che non c'è il baseball, perché le due Division Series sono già finite praticamente, e si comincia poi venerdì e sabato con i Championship Series per poi arrivare alle World Series. Sono tra l'altro Houston Astros contro Boston Red Sox nell'American League e Los Angeles Angels contro i Milwaukee Brewers per quanto riguarda invece la National League. Questo però partiranno venerdì e sabato, credo che tra l'altro saranno anche live su DAZN queste partite. A Raw cosa abbiamo saltato di importante? Vabbè, la reunion della DX. Sì, ok, che vabbè, sappiamo. È stata saltata perché volevamo saltarla. Spero semplicemente che siano ben pagati. Triple H, John Michaels e di Undertaker e Kane anche, tra l'altro, per il match in Arabia Saudita, probabilmente lo sono anche, tra l'altro.
No, vogliamo parlare un secondo del torneo, praticamente, della World Cup che ci beccheremo in quel va bene, Eric, però se lo dici bene sappi che potrebbe partire una bestemmia. È una WWE World Cup per decretare il migliore al mondo, stando alla stessa WWE. Il fatto che ci siano due campioni del mondo probabilmente è una coincidenza. Almeno 10 volte, almeno. Io lo dicevo oggi, tanto, vediamo innanzitutto i partecipanti di questa... Di questo torneo. Al momento eccoli qua, sono John Cena, Kurt Angle, Randy Orton, Jeff Hardy e poi quattro posti che devono ancora le essere nuove leve, assegnati. Le nuove leve, esatto. Beh, guardiamo sono contento di una cosa. Vai. Joe ha perso, ma non è stato schienato. L'hanno sì. protetto. Sì, grazie a Dio, sì. Quando, perché stamattina avevo già letto che Jeff Hardy era passato contro Samoa Joe. Sì, anch'io. Porca di quella... No, è iniziato il The Push di Joe. E invece. Invece almeno l'hanno protetto. No, io tra l'altro provo un po' di pietà per le persone che sono andate a vedere SmackDown. Che nel giro di mezz'ora, 35 minuti, hanno avuto due no contest. Subito inizio puntata. Perché abbiamo avuto il no contest. Quanto è durato una vita Charlotte contro Becky. Sì, esatto, esattamente. E adesso avremo il. Diciamo il finale in quelli. Esatto, a Evolution tra l'altro. Nel pay-per-view. C'era Charlotte con il pubblico che sarà felicissimo della cosa. Com'è? Realmente trionferà perché i buoni trionfano sempre. Beh, tieni conto che se vince Charlotte ti tocca poi ancora un altro match, eh? Mm. Penso che vinca Becky, però era... Vediamo no, potrebbe benissimo essere da vincere. Vediamo un pochettino cosa ci tocca, diciamo, in quel di Evolution. Abbiamo ancora... diamo la carta di Evolution annunciata per il momento. Abbiamo quattro match annunciati per il pay-per-view fino a questo momento. La finale del Mayhem Classic. Alexa Bliss e Mickie James contro Trish Stratus e Lita. Ronda Rousey contro Nikki Bella per il titolo femminile di Raw. E Becky Lynch contro Charlotte Flair per il titolo femminile. Ah, dimenticavo, c'è anche il match di NXT. Giusto, c'è anche Kairi Sane contro Shayna Baszler per il titolo di NXT. Vai. Il tag team match tra Bliss, James e Trish e Lita che non voglio vedere, mm-hmm, perché non mi interessa, ma come sì, non mi interessa praticamente tutta questa card. Sì. Sei saltato, ripeti? È una manna dal cielo perché ci salva da due potenziali match terribili. Sì. Che erano Mickey James contro Lita e Trish Stratus contro Alexa Bliss. Sì. No, Alexa Bliss, e penso che sia dovuto a un semplicissimo motivo, mm-hmm, questo match, ovvero Trish e Lita, perché non avrebbero mai fatto, secondo me non avrebbero mai fatto perdere Trish contro Alexa. Sì. E Lita ovviamente vinceva contro la James. Sì. Pare che il piano fosse dall'inizio il tag team match, però per motivi promozionali hanno promosso Mickey James contro Alexa Bliss, Tristrato contro Alexa Bliss e Lita, mm-hmm, contro Mickey James, perché non potevano annunciare Ronda Rousey contro Nikki Bella in anticipo, perché sennò avrebbero dato via il... Vabbè, comunque secondo me Mickey è lì per prendersi il pin. Sì, sì. Può essere, il problema di questo match è che probabilmente vinceranno le anziane, cioè anche poi non sono anziane. Lita, secondo Trish me. Lita, esatto. E ancora, cioè, l'idea dello sconto generazionale va bene se poi però fai vincere i giovani. In questo caso che vantaggio c'è per Alexa Bliss nel essere in un match dove comunque alla fine vincono Trish e Lita, che per carità, leggende. Però non ne vedo il vantaggio. Almeno no, con Alexa Bliss contro Trish Stratus potevi supporre che potesse vincere Alexa. Che tra l'altro sarebbe stata, anche con tutto rispetto per Trish, la soluzione più sensata per il futuro della compagnia. Sì, certo. Cioè, o fai una situazione in cui Mickey James prende lo schienamento e poi Alexa Bliss la mena, praticamente poi fai Alexa contro Mickey James, che però l'hai già fatto alla fine, quindi sì, infatti. Non so cosa potrebbe uscirne. Cioè, io onestamente non vedo niente di buono a questo match. Oh. No, neanch'io, cioè non vedo nulla. Ho pensato a tutta questa card in realtà. Forse a Kairi Sane contro la bestia può essere bello. Becky Lynch contro Charlotte Flair può essere bello, perché comunque le due lavorano bene insieme. Sì, sì. La finale del Mayhem Classic può essere bella, non diciamo qual è, perché comunque non... Esatto, cioè io so qual è, però non lo diciamo perché comunque non è ancora andata in onda, ma la finale sulla carta può essere molto molto divertente dal punto di vista tecnico. Gli altri match che sono rumoreggiati, alcuni sono agghiaccianti. Cioè,
Se vi ricordate, Naomi aveva fatto un video in cui voleva un match contro Melina addirittura a Evolution. Magari una gara di ballo. Si vocifera anche Riot, almeno su quello che si vociferava, sì, era con Sasha e Bayley contro la Riot Squad. Vediamo un pochettino. Stavo guardando cosa aggiungono questa settimana sul network, perché ogni giovedì mettono i Hidden Gems, che sono quei match sconosciuti che ogni tanto mettono dentro. Allora c'è per esempio Johnny Rotz contro Carlos Colon da Men's Square nel 77 addirittura, poi Conan contro The Juicer at Art Bar da un match nel 92 addirittura in WWE. Poi Super Crazy, ovvero Super Loco in questo caso, contro El Hijo del Santo in un match da Super Astros. E poi abbiamo Eddie Guerrero contro Nova in un match della OVW del 2002. Ma intanto mettono cose carine nelle Hidden Gems. Nova è Simon Dean, giusto? Sì, Simon Dean. Esatto, esattamente. Il fu Simon Dean. Esattamente. E tra l'altro sul Vault praticamente si trova tutto quello che hanno aggiunto fino a questo momento nella categoria Hidden Gems. C'è veramente tanta roba curiosa alla fin fine, perché comunque ci sono cose abbastanza interessanti. Se vado un attimo a vedere sul network cosa hanno aggiunto, c'era una cosa, c'era tipo uno show degli anni 70, credo, cioè mettono roba anche degli anni 70-80 ogni tanto su questa in questa categoria. Altre cose da Raw di questa settimana che abbiamo saltato. Main event bello, buon match. Come? Main event, buon match. Sai che non mi ricordo neanche più cosa era. Ah, l'altra cosa, il six man dello Shield. Sì, ecco, sì. La questione... Contro Lucio. Sì, no, la questione più che altro è non la questione di Ambrose. Sì, sì, sì. Che, cioè, è interessante come sembri non far... come si dice, far presagire una sorta di turn all'interno del team heel, quando sì, invece poi probabilmente girerà uno del team face, quindi lo Shield, sì, e in questo caso Ambrose. Mi sembra che siamo nella fase dove sì, ve lo facciamo annusare, vi facciamo credere che lo facciamo e non lo fanno. No, mi sembra chiaro che abbiano grandi piani per McIntyre nel breve medio termine, sì, mettiamola così. Sì, sì. O magari il medio lungo. Mm-hmm. Comunque hanno grandi piani. Speriamo che sia così. Cioè, però i grandi piani credo che comunque sia una cosa eventualmente di cui si possa parlare per dopo WrestleMania, non prima, probabilmente. Sì, probabilmente dopo WrestleMania, sì. Però effettivamente Ambrose, diciamo... McIntyre ha effettivamente tutto di quello che di solito cerca la WWE in un main event, o comunque persona a cui far girare intorno la compagnia. Grande, grosso, talentuoso. E anche buono al microfono, tutto sommato. Sì, 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 sì. Comunque, Gian Subs 22 ci chiede: che sensazioni avete per SmackDown 1000? In realtà ha scritto SmackDown 100. No, però SmackDown 1000. No, beh, la classica puntata dove mettono le leggende, con l'unica differenza che questa dura 2 ore e non 3. Quindi non so quanto spazio ci sarà al di fuori delle leggende la settimana prossima. Dico. Esprimo il pensiero di Eric in maniera molto più cattiva. Sì. Farà cagare. No! No, vabbè, dai. Aspettiamo. Non abbiamo la certezza. Aspetta un attimo. Vai. Che Ro 1000, che fu una puntata estremamente deludente. Sì, esatto. L'anniversario di Roma, Mattia. Come Cinque. Tutte puntate terribili. Quindi... Guarda, sarei veramente stupito se mercoledì mattina, dopo aver visto SmackDown, scrivessi in chat agli altri dicendo: ragazzi, ma che bella puntata è stata. No, speriamo che sia una bella puntata, però al momento, diciamo... No, anche Ro 1000 fu una mezza merda, ragazzi. No, allora, io parlo di SmackDown 1000, scusami, io parlo di SmackDown 1000, speriamo che sia una bella puntata. Ro 1000 fu abbastanza una schifezza, effettivamente. Ci fu qualcosa di carino. Però dai. Perché, allora, la prossima cosa hanno annunciato? Allora, Undertaker sarà presente.
L'Evolution. L'Evolution ci sarà presente. Rey Mysterio contro Nakamura. Edge che fa il Cut in Edge. Poi cos'altro hanno annunciato? Mysterio a questo punto no? Non ho detto niente, può essere, non lo so, vediamo. No, boh. Poi Undertaker. Sì, l'abbiamo detto. Annunciato anche Kane. Kane annunciato? No, l'ho sentito solo sì, Kane hanno annunciato anche Kane, se non ho capito male. Vado a vedere adesso, perché penso su... Homecoming fu terribile. L'ultimo special decente era Homecoming. No, Homecoming fu terribile. No, Homecoming fu decente alla fine, rispetto a Raw 1000 e Raw 25. Allora, Homecoming era quello del 2005. Sei. È quello dove praticamente Austin fece la stunner a tutti i McMahon. Sì. E poi fecero, mi sembra, fecero in panties. Forse l'unica cosa decente di quel Raw 25 fu un match tra Angle e Michaels. Sì, fecero un match da mezz'ora. Fecero un Iron Man match da mezz'ora, credo, qualcosa del genere. Fecero Piper Spitta con Piper Foley, Randy Orton e Bob Orton. Poi fecero l'Iron Man match di mezz'ora tra Michaels e Angle. Edge contro Matt Hardy, il ladder match per la valigetta del Money in the Bank che vinse Edge e che poi andò a incassare il giorno dopo. Che poi andò a incassare a New Year's Revolution. Poi Triple H che fece il turn su Flair. Dopo aver battuto Carlito e Chris Masters, se non ricordo male, giusto? Sì. Fu in quella data. Rob Conway con le leggende WWE eviterei, onestamente. Madonna. Trish Stratus e Ashley Massaro contro Candice Michelle, Victoria e Tori Wilson in un Bro and Panties Handicap Match. Poi fecero Batista, Chris Benoit e Rey Mysterio contro Eddie Guerrero, Christian e JBL che finì in No Contest. E poi praticamente... Minjin Okerlund che intervistò Hogan e con Hogan che lanciò una sfida a Austin senza averla concordata con lui. Esatto. Poi John Cena contro Eric Bischoff in un non disqualification match e basta. No, vero. No, ci fu un bel po' di roba positiva in quella puntata rispetto a Raw 1000 e soprattutto a Raw 25 alla fine. Io ricordo il promo di 25 minuti della DX a inizio puntata. No, quello era Raw 1000, non era Raw Homecoming. Raw 1000, sì. L'unica cosa importante di Raw 1000 è l'inizio del turn di Punk. Basta. Sì, esatto. No, più che l'inizio, il vero proprio turn di Punk, perché quello fu il vero turn alla fin fine. Poi ricordi i dubbi delle settimane, non ha turnato. Sì, è veramente ambiguo. Quello era il turn. Cioè, poi dopo, diciamo che ci hanno un po' marciato sopra, ma il turno è quello. Ringraziamo intanto chi si è abbonato al canale in questo momento. Non vedo il nome, purtroppo. Eccoci 23. Qua. Dammi solo un secondo, scusami. Ripeti. PixPax23, grazie. PixPax23, grazie mille. Poi vediamo, anche chi ha annunciato. Vabbè, vediamo cosa succede. Vabbè, comunque sì, il discorso è che comunque durerà 2 ore. Quella puntata, anzi meno di 2 ore contando le pubblicità. Però vediamo cosa ne esce alla fine, martedì prossimo. Sperando che non sia schifezza compressa. Oh, buonasera dottor Bernasconi. Intanto, buonasera a tutti. Dove eri prima, se posso chiedere? Ad allenamento. Ah, ok, benissimo, va bene. Va bene, ci hai raggiunto per ritardo, però alla fine va benissimo così. No, tornando a Raw di lunedì, cosa abbiamo saltato di cose particolarmente importanti? La DX abbiamo detto. Il tour di Lash abbiamo detto. Cosa c'era? Sai che non mi ricordo più, perché comunque sono passati 2 giorni, quindi non... C'è una cosa che vorrei dire. Ho la memoria alquanto corta, non mi ricordo, vai. Giorno delle Bella? Già detto, ne abbiamo parlato. No, c'è una cosa che vorrei dire, ma non posso dirla perché è offensiva. Vabbè, dipende. Che... No, ok, ti riferisci a Balor e Bayley, immagino. Ok, non chiamarli col nome con cui li chiami nella nostra chat, perché è offensivo. È molto politicamente scorretto. Un quindi... nome che condividete tutti, tra l'altro. Non è vero, non è assolutamente vero. Però capisco da dove vieni, praticamente. Hanno anche Teddy Long e Vicky Guerrero, eh. Sì, ecco, esatto. Vabbè, lì faranno un segmento con il general manager, probabilmente, visto che c'è anche Paige. Poi abbiamo della puntata, vediamo un pochettino. L'avevamo detto, sì. Sì, l'abbiamo detto. il Conquistador, che è Kurt Angle, che abbiamo riconosciuto, credo, tutti dal collo,
quando hanno inquadrato da dietro. Perché io prima quella cosa era talmente grossa e anche distata talmente larga, pensavo fosse Rhino a un certo punto. Poi no, ma non era così grasso. No, ci sono delle immagini dove sembra veramente grasso, se lo guardi da quando è nel ring. Poi l'hanno inquadrato da dietro, si è visto il coppino tipico di Angle, e allora ho detto, ok, quello è Angle. Sta solo aspettando il momento. Ma io l'ho capito i German. Sì, no, però quando l'hanno inquadrato dal collo prima ancora dei German. Nia Jax che ha fatto la conoscenza... Eric, hai riconosciuto il Broken Freaking Neck? Sì, esatto. Nia Jax ha fatto la conoscenza del LED che c'è a bordo ring della WWE, perdendo per count out contro Ember Moon. Col suo nome. Sì. Game changer. The game changer. Esatto. No, un'altra cosa di cui dobbiamo parlare. Mi sembra evidente che sia cominciato il tour di Bobby Roode. Grazie, era ora. Cioè, sì. Perché praticamente Chad Gable ha preso la vittoria per il suo team rubando lo spazio a Bobby Roode, e Roode non l'ha presa bene. Però prima ancora che potesse lamentarsi sono arrivati gli AOP. Quindi AOP che vanno... Che poi prima, secondo me gli AOP vanno in faida con... In realtà vanno in faida con tutte e due, sia con Conor e Victor che con Roode e Gable. Mi sa che... probabilmente quando faranno il match Roode e Gable contro gli AOP... Roode magari poi lascia sul posto Gable a farlo massacrare, probabilmente se ne va. Potrebbe essere questo un possibile finale. Tira il rilancio. Per me è lui stesso che infierisce su Gable, anziché lasciarlo. Magari lui lo attacca e poi lo lascia in pasto gli AOP. Potrebbe anche essere questa una buona cosa. Comunque, cioè, il turn di Roode su Gable è in acquato alla fine. Bisogna vedere quando sarà. Sì, però sì. Mi sembra che si stia abbastanza chiaramente andando in quella direzione. L'odio di Travis Kidd verso Gable, che si augura che gli AOP lo massacrino. Ma perché? Ma povero Gable. Perché? Ma povero Gable. Comunque sì, Angle torna General Manager. Come? Ponere sempre in chat, secondo voi Angle torna General Manager? Sì, voglia, assolutamente. Sì, però prima sapete dove deve passare, vero? Deve passare prima da Corbin innanzitutto, e poi deve fare sta roba in Arabia Saudita. Vediamo cosa fanno. Esattamente. Il promo di Heyman, vogliamo parlarne? Ah, vabbè, solito buon promo. Sì, normale. Promuovere il match. Chi se ne frega. Mattia ormai è rassegnato, cioè... Questa bella e sana apatia nei confronti della WWE, ti direi guarda qualcos'altro, però mi sa che è un'apatia generale nel prodotto wrestling, non solo nel prodotto WWE in questo momento. NXT mi soddisfa. Sì, è vero, quello è vero, quello ti soddisfa. Tra l'altro io ho una domanda. Vai. Il problema vero, il problema del mio chi se ne frega è che... Vai. Niente. In questo momento, tanto fino alle Survivor Series... Nulla. Beh, Crown Jewel. Allora, è da... Ci sei, Eric? Vai, parlate. SummerSlam. Sì. Abbiamo un pay-per-view che conti qualcosa. Mm-hmm. Teniamo l'NSL. L'NSL è stato anche un bello show, personalmente. NSL, in poi, fino a SummerSlam... Fino alle series, forse, perché se non è fino alle series, se le series vanno Raw contro SmackDown, bisogna aspettare fino a TLC. Sì. Pure Super House Show. Un pay-per-view totalmente femminile. Non mi interessa, ma lo dico, cioè non è perché mi dà fastidio resti femminile, non mi interessa, perché non c'è dentro niente di interessante. Un paio di match, dai, sono interessanti, però a te magari da fastidio tutto il concetto dietro praticamente a questo video. E quello è abbastanza comprensibile, vai. Ovviamente da qua fino a dicembre, forse, perché poi non è neanche detto, perché solitamente per i profili di dicembre non gliene frega mai niente. Sì. Niente è importante. E infatti, niente. Beh, però è una cosa abbastanza storica quella, tutto sommato, no? Cioè, che nella WWE... Che nella WWE niente sia importante. Che è abbastanza normale, no? Tutto ok, sommato, vero. Sì. Ma in questo momento è ancora meno importante quello che succede. Mm-hmm.
fossero dei veri pay per view in America, almeno ti direi ok, non sono importanti, ma sono comunque dei pay per view. Sì. Super Showdown, quello che vedi all'interno di, hai visto all'interno delle 4 ore e mezza di Super Showdown, praticamente quello che vedremo, non ti dico che a livello qualitativo sono match che vediamo in house show qua a Milano, che vediamo qua in Italia, nel senso non spingono sull'acceleratore, no, infatti, durante quei match. Sì. House show, perché questi qua sono dei fatti negli stadi più grandi e basta. Sì, fanno top, magari fanno un cambio di titolo, Cruiser, magari qualcosina, tipo Joe contro Styles è stato un buon match in Australia. Dove ci hanno dato anche abbastanza dentro. Match, per l'amor di sì, Dio, cioè, ok, è un discorso che vale più per gli altri match della card, che non magari Styles contro Joe, almeno per quanto riguarda Super Showdown. Però gli altri match hanno ragione. Cioè, comunque aggiungi anche che mettere sempre le stesse cose, perché è vero, cioè, ok, hanno aggiunto la cosa di Ambrose al match dello Shield, al six man tag, però l'ho visto 3 giorni prima. Cioè, che palle, sto vedendo sempre le stesse cose. Hey man, gli voglio un bene dell'anima, ma fa sempre lo stesso promo da mesi. Stesso promo, hey man, che palle. Cioè, è logico che a un certo punto inizia ad avere apatia verso questo prodotto. Sono sempre le stesse cose ripetute 20.000 volte allo stesso tempo, e soprattutto sono tutte cose che non sono importanti, perché tanto fino a che non ci leviamo dalle balle questi glorified house show, non importa. Beh, sai che quelli non te li levi comunque, però la cosa, cioè, oggettivamente, cioè, non deve essere però una scusa alla fin fine per non costruire il resto, no? Oggettivamente, che cosa può fregare a un fan? Dico, no, vabbè, il fan medio può anche interessargli, ma cosa può interessare a uno che questo prodotto da anni, che vede le cose da anni, che è uno che gli sta dietro da anni, sì, di vedere un torneo niente, perché tanto alla fine tu mi decreti questo fottuto Best in the World, il giorno dopo che tornano in America si dimenticano completamente di questa cosa. Sì. Braun Strowman ha una cazzo di cintura per la fottuta Greatest Royal Rumble. Ma sì, volte gli ho visto indossare, ma quella, sì, cazzo. Vabbè, ma dai, è come un trofeo, quello che se ne frega, cioè. È come diciamo, l'unico trofeo che vedi in WWE portato da eventi di questo tipo è quando c'era King of the Ring, perché comunque portavi il vincitore dell'Under the Giant Battle Royal, se vogliamo. Oggettivamente Crown Jewel, sì, è un King of the Ring, è un pay-per-view King of the, sì, Ring vecchio stile. Sai che sono dell'idea che non lo possono chiamare King of the Ring perché sono in Arabia Saudita, che la cosa può creare problemi dal punto di vista della percezione. Perché c'è il ring, cosa, eh? Esatto, perché c'è il ring tengo a dire una c'è cosa, il re che lo scusi fatto, la solita, vai, scusami. Ho fatto l'esempio della cintura di Braun Strowman, e come dice bene Max, per fortuna che non l'ha più indossata, sono d'accordo, sì, però hai fatto questa Greatest Royal Rumble e alla fine non ha portato a nulla. Comunque non ha avuto niente in cambio da questa fottuta Greatest Royal Rumble. Sì. Non ne ha neanche mai parlato. Scusate, c'è una notizia meravigliosa che dobbiamo assolutamente dare, che riguarda Batista. La prendiamo da PW Insider, che la prende a sua volta dall'Hollywood Reporter. Praticamente Batista è in trattativa per entrare nel cast del remake di Fantasylandia. Io spero che faccia il nano. Io voglio che Batista faccia il nano di Fantasylandia. Ti immagini Batista che fa? Ok, capo. Te lo immagini? Fatemi all'ascolto. Chi è bravo con Photoshop? Fate un fotomontaggio del nano di Fantasylandia con la faccia di Batista. Che secondo me può regalare magie. Comunque no, è in trattativa. E niente, vediamo cosa succede. Vabbè, tornando a noi, dicevamo? Il problema è che comunque... Sì.
su sta roba qua, allora perché devo interessarmi a guardarla? Mm-hmm. Ma infatti, ma, cioè, è rivolto più per gli arabi che per noi questo show, perché alla fine loro vanno lì per riscuotere la paghetta, tra virgolette, che è bella, okay. È bella, okay. Importante, e boom. Okay. Cioè. Siamo d'accordo che è per gli arabi questa costruzione. Mm-hmm. Cioè, scusate. Ma allo stesso tempo, visto che è fatta solo esclusivamente per loro, posso benissimo smettere di guardare questa compagnia, uh-huh, per i prossimi 3 mesi e tornare quando succederà qualcosa di interessante, forse. Mm. Ma... sì, non ti biasi. Apro e chiudo parentesi, il gioco della WB chi l'ha preso? Soltanto io di noi per adesso? Per adesso sì, ma ho intenzione, okay, di prenderlo anche io, perché ho letto recensioni molto positive. Sì, la My Career pare sia divertente. Adesso io la devo iniziare bene, la My Career. Tra l'altro, piccolo spoiler, ci sarà anche una cappatina nel multiverse durante si la vedeva nel trailer. Sì, adesso c'è un pezzettino che ha pubblicato. È un po' spoiler, però merita secondo me l'ascolto praticamente. Eccolo qua, dura 50 secondi. Un attimo solo. Eccoci qua. Hey, where have you been? I've been looking all over for you. Bzzz. Wake up, I'm talking to you. Finn? Where have you been? I was in the multiverse with Matt Hardy finding my inner demon, just like you suggested. You've been gone for weeks. Weeks? Welcome back, Brother Buzz. I neglected to mention that the multiverse creates rifts in the Earth's time spectrum. What felt like 30 mortal minutes was indeed minute weeks. Oh god. But it was well worth it in your effort to make the vile Bray Wyatt obsoleta. C'è anche questo. C'è anche questo praticamente nella My Career, lo trovate sul degna della My Career di Impact è sta roba qua, No, però almeno pare sia piuttosto ampia. E come si dice, prima che sia piuttosto pare sia piuttosto ampia e comunque piuttosto anche articolata, piuttosto anche bizzarra naturalmente, però almeno rimane migliore rispetto a quello che abbiamo visto praticamente negli anni passati, perché la mia carriera era una cosa che aveva abbastanza potenziale ma che veniva secondo me sfruttata molto male negli ultimi WWE 2K. Qui adesso è un misto tra la mia carriera e la Road to WrestleMania. Vai. La carriera vecchia facevi match a caso, sì. Per avere il match titolato devi attaccare il campione. Sì, esatto. Se no, esatto, ti dava solo faide a caso. Esatto, sì. Tornando a noi. Ma il gioco com'è, Eric? Cioè, il gioco in realtà non è poi molto diverso rispetto agli scorsi anni, a livello di dinamiche di gioco. Non è enormemente diverso rispetto a quello che abbiamo visto con WWE 2K18, 2K17, eccetera eccetera, sì, sì. Hanno fatto tante aggiunte che però secondo me rendono il gioco divertente, anche nello Universe per esempio. Il WWE Universe quest'anno ha secondo me una cosa che è abbastanza interessante, cioè praticamente tu puoi decidere prima ancora di ogni show le probabilità che determinati tipi di match appaiano nella puntata che sta per iniziare. Cioè tu faccio un esempio. Vuoi che nella puntata ci sia il 75% di probabilità di vedere un match singolo? Metti match singolo 75%. Vuoi che ci sia il 25% di probabilità di vedere, che so, un cage match? Metti cage match 25% e così via, finché non trovi la tua, diciamo, la tua formula adatta. È tipo uno slider per il WWE Universe, invece che oltre che gli slider per, diciamo, per il realismo dei tipi di match. Non è una cosa brutta, secondo me, però devo vederla proprio molto molto bene. Per il resto il gioco non mi pare molto molto diverso. Le towers sono parecchio rognose, specialmente quella da $1 milione. Quella da $1 milione pare sia molto difficile come gioco, come dinamica praticamente. Complimenti per il WWE Universe, mi è piaciuta la prima puntata. Grazie. Non è proprio vero per il WWE Universe, perché alla fine faremo un match sostanzialmente a caso, ce la gestiamo noi a voce alla fine. Però di base l'idea è quella. Prossima puntata vediamo di farla magari settimana prossima, vediamo quando siamo a disposizione, perché dipende molto più che altro da Mattia e Moreno quando sono a disposizione per fare la puntata. Però ci mettiamo abbastanza poco, vai. Io non i mercoledì. No, mercoledì no, però giovedì, per esempio, potrebbe andare giovedì prossimo. Giovedì prossimo si potrebbe fare. Marcy Dawson dice, allora avevo ragione proprio la stanza dello spirito del tempo. Abbastanza, effettivamente. Sì. L'idea è quella, sì.
l'idea di base è abbastanza simile. Basta, io sono con te. Poi, vediamo un po'. Allora, no, sto pensando cosa mi è saltato di Raw, credo nulla alla fine. Perché poi c'era già il basta. E a SmackDown non è successo praticamente una mazza. A parte il match femminile, le altre cose di importanti, non è successo praticamente nulla. A parte, vabbè, cioè, ripeto, Miz TV secondo me è una costruzione molto lunga. Sì, aveva voglia. Miz TV, Miz Bryan, non Miz TV. No, Miz TV è l'inizio della... Ok, va bene. Costruzione lunga che porterà a WrestleMania. Okay. Bryan e Miz. Sì, no, adesso l'ho capito. Io ho una domanda che mi sono dimenticato di chiedervi prima. Sì? Ma quando è stato l'ultimo match di Angle in puntata in WWE? Che siamo nel 2006, mi sa, addirittura. Vado a vedere un attimo. Allora, vediamo un po' cosa mi dà di statistiche. Qui, su cagematch.net, vediamo cosa mi mette di Kurt Angle. Allora, l'ultimo match in WWE, vediamo, in puntata però, in puntata. Allora, vediamo un po'... mi sa che puoi avere ragione, prima del suo arrivo in TNA, effettivamente. Stavo guardando, allora no, qui torniamo già al 2001, è un po' troppo oltre. Vediamo un pochettino più avanti. 2005, 2006, 2007, mi sa, sì, 2007, vediamo un po'. No, 2006. L'ultimo match in WWE in assoluto è in un house show contro Danny Doring, però in puntata... E Kurt Angle contro Sabu che finisce in no contest da ECW on Sci-Fi del 2006, 8 agosto 2006. Ed è l'ultimo match televisivo di Angle, praticamente. E basta. No, SmackDown, veramente, a parte quelle cose che abbiamo detto, non è successo praticamente niente altro. Perché per dire, anche il main event Big Show contro Randy Orton, non c'è niente da dire, praticamente. È durato anche poco. Sì. Big Show che si muove meglio di Taker, comunque. Vabbè, anche dimagrito tantissimo, è 390. Cos'è? L'ha annunciato a 390, credo che l'abbiamo annunciato. Non ho sentito. No, l'hanno annunciato molto, 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 peso molto ribassato rispetto al solito. Ah, ecco, questo è interessante già, effettivamente. Questo è molto, molto interessante. Per chi vuole andare praticamente a vedere Wrestle Kingdom, Wrestling Travel e la Global Force, sempre loro, praticamente si stanno organizzando per i pacchetti viaggio per andare a vedere Wrestle Kingdom in quel praticamente dell'Inghilterra, in quel del Giappone. Dovete andare praticamente non c'è il sito, sfortunatamente. Wrestling Travel praticamente qui dice, c'è solo il comunicato, però non dice quando saranno in vendita e da dove. Per i contatti, ecco qua, info@wrestlingtravel.org. Adesso poi andrò a vedere se magari sul sito, se hanno un sito, voglio andare a vedere se hanno notizie, per chi vuole andare a vedere Wrestle Kingdom a Tokyo il 4 gennaio e se eventualmente ci saranno praticamente, se ci sono praticamente già dei piani. Ci sono tra l'altro anche dei pacchetti viaggio per WrestleMania con questo sito, però sono entrambi sold out, quindi niente. No, praticamente, vai. Poi dopo, quando hai terminato il discorso, guarda su WhatsApp. Sì, va bene, stavo guardando... Allora, in questo sito... Ecco qua, Wrestle Kingdom 13, eccoli qui. Allora, vediamo un pochettino... Allora, ce ne sono... con partenza però da Londra, ecco qua, questo è l'unico problema. Si parte da Londra, praticamente. Londra, New York, San Francisco e Sydney. Quindi, diciamo, è una cosa molto globale questa cosa qui. Si parte praticamente martedì 1 gennaio e si torna lunedì 7 gennaio. E da Londra praticamente due persone, 3.000 sterline praticamente, e comprende un biglietto per Wrestle Kingdom e poi volendo anche cose extra. Però sostanzialmente è una vacanza a Tokyo, sostanzialmente una vacanza a Tokyo di una settimana, dove poi vai anche a vederti praticamente Wrestle Kingdom. Partenza l'1, ritorno il 7, 5 giorni praticamente a Tokyo. Ecco qui, questo è un pacchetto viaggio. Poi ci saranno anche i pacchetti viaggio probabilmente della New Japan, però al momento non mi pare che siano in vendita.
Stavo guardando se è annunciato qualcosina, ma per il momento non è presente assolutamente nulla, credo, per Wrestle Kingdom, almeno dal sito ufficiale della New Japan. Vediamo un secondo. Wrestle Kingdom, eccoci qua. Tickets. Al momento, allora, diciamo, i sedili reali sono già praticamente sold out. La balcony è già sold out. Arena A ce ne sono ancora, poi ci sono ancora tutti gli altri biglietti. Si parte da praticamente 5.000 yen, no, scusa, 4.500 yen in avanti. Però non credo si possano comprare online questi biglietti, bisogna comprarli, esatto, in Giappone. Poi ci saranno, infatti, no, al momento sono in vendita solo in Giappone questi biglietti e quindi non sono disponibili al di fuori del Giappone. Ci saranno... New Year's Dash è già sold out, giusto? Non lo so, aspetta che vado a vedere un attimo. Avevo detto che era quasi sold out. Vediamo un pochettino. No, sono ancora disponibili. No, anche perché i biglietti escono il 12 novembre, quindi non sono ancora in vendita. No, però per il, come si dice, per quelli che sono dentro la New Japan Club, può essere, lì, però al momento sul sito ufficiale non mettono assolutamente nulla, quindi, quindi i posti credo che saranno disponibili. Però è anche vero che poi, tra l'altro, il giorno stesso rilasciano anche dei biglietti, però devi vederti lo show in piedi, quindi è un po' una rottura di cazzo, però ci sono anche i biglietti che sono messi in vendita il giorno stesso, ti fai la fila e poi vedi se riesci a prenderli. Chiaro che è meglio avere il posto seduto. Tra l'altro i biglietti costano, allora, Bordo Ring, quelli proprio ultra fighi, vengono 8.500 yen, che sono circa 80 euro praticamente al cambio. Anzi no, 1000 yen sono 7 euro più o meno, quindi sono 60 euro praticamente il biglietto do Bordo Ring. 6500 yen Bordo Ring semplice e poi 4500 i posti, diciamo, riservati, che sono tipo quelli seduti magari sulla alla Korken, sulle gradinate sostanzialmente. Quelli vengono 35-40 euro praticamente al cambio, forse qualcosina meno, quindi non costano neanche tanto tutto sommato. Vediamo anche cosa esce poi dei pacchetti viaggio, naturalmente, perché comunque quelli interessano praticamente madonna mia sti immagini. Ecco, ringraziamo chi ci ha mandato questa immagine, eccola qui, cioè avevamo chiesto praticamente Battista formato nano di Fantasylandia, l'abbiamo effettivamente ottenuta. L'immagine è semplicemente raccapricciante, eccola qui, adesso la lasciamo un pochettino in diffusione, eccoci qua. No, ripeto, a Raw quantomeno qualcosa è successo, SmackDown non è successo praticamente una mazza in vista delle prossime settimane, anche perché poi settimana prossima c'è SmackDown 1000 e vediamo cosa esce lì Owens è davvero infortunato, eh? Non lo so, vediamo, cioè, è scritto sullo server. Dove? Praticamente server, sì, deve operarsi al ginocchio. Vabbè, però vediamo un attimo. Vediamo anche il tipo di operazione. Perché sì, non si sanno le tempistiche. Esatto, al momento, esattamente. Però perché può anche essere semplicemente operarsi. una roba, diciamo, di artroscopia. E sta fuori per un mese, tipo un mese e mezzo. Speriamo. Se deve operarsi, tipo già i legamenti, ovviamente è una cosa molto più lunga. Questo è ovvio. Vediamo un pochettino. No, non ho altro da aggiungere per quanto riguarda Raw e SmackDown. Voi avete qualcosa da aggiungere? Nope. No. Ecco, allora, Meltzer ha scritto proprio l'angle di ieri con Bobby Lashley e Kevin Owens era una copertura perché Owens ha un'operazione al ginocchio che deve subire. Mentre i report sono fuori, che è una cosa minore e che tornerà tra non molto tempo, la realtà è che non sapranno la severità dei problemi al ginocchio finché non sarà operato praticamente. Beh, quindi, sì. Quello è ovvio, perché praticamente apri poi il ginocchio e vedi com'è la situazione. E verifichi, sì. Non si sa praticamente, quindi è stato confermato che salta il tour. Non lo sappiamo se salta il tour, perché il tour è tra un mese. Magari, ripeto, se è una cosa di poco conto può anche essere a disposizione per il tour. Probabilmente no, probabilmente non lo è, però finché non lo operano non sapremo assolutamente nulla. Ma poi sai cosa? Sui tempi di recupero. Fosse anche di poco conto, magari glielo fanno saltare comunque per precauzione o comunque per farlo riposare. Esatto, può essere anche quello, certo. Non abbiamo la certezza, però è probabile, no, quello sicuramente. Comunque, Eric, dimmi. Di chi è, quale, che persona non vedeva l'ora di vedere Owens al tour? Michael. Ecco. La maledizione Pepsi Plunge colpisce ancora.
La Pepsi piaga. La Pepsi piaga, bravo, la Pepsi piaga colpisce ancora. Ecco, la ribattezziamo così. La Pepsi piaga, diciamo, distrugge, esatto, distrugge ancora. Colpisce ancora, anzi, perché distrugge ancora. Allora. Vediamo un pochettino. No, non ho altro aggiungere. Vediamo un po' i tweet che ci sono arrivati. Ecco, qui questa è ancora più bella. Aspetta un secondo che la metto. Questa è ancora più bella di immagine, diciamo. Ecco qui. Del nano di Fantasylandia. Eccola qui. Questa è ancora migliore rispetto a quella che abbiamo prima, perché c'è anche il capo di fianco e Batista ha un'espressione abbastanza scontenta. Mettila anche su Discord, Erika. Aspetta, potete... Prima, Erika, hai messo quella che ti ho fatto io? Ho messo quella tua, sì, ho messo quella tua che hai mandato, sì. Questa con tutto il rispetto, questa mi sembra migliore. Adesso la diffondo anche voi su Discord. Però la potevate vedere se andavate su Twitch. Sì, io l'ho vista da Twitch, okay. E in effetti ecco, metto lo superiore. Eccola qui, ecco. Questa secondo me è ancora migliore. No, questa è più bella anche perché è Batista versione più anziana. Diciamo. Esatto, esattamente, Batista di adesso, mentre quella era Batista di quella di Morena era Batista di prima. Sì, è bellissimo. Ecco qua. Allora, tornando a noi, vediamo poi i messaggi che sono arrivati tramite WhatsApp. Avete visto il film Venom? Io no. Sì, purtroppo sì. Gli altri dicono. Non gli è piaciuto, direi. è un film McDonald's. Cioè, in che senso? In che senso? Dire. Nel senso che se è che fa schifo. Ah, ok. Però non puoi fare. Però comunque alle masse piace. Ah, ok. Vabbè. È un blockbuster normalissimo, allora. Cioè, sai che sì? I blockbuster, nella maggior parte dei casi, sono assolutamente orribili. Vediamo un po'. È arrivato anche questo. Poi c'è arrivato qualcosa ieri. Aspetta un secondo che lo vado a prendere. Allora, buonasera ragazzi. No, è arrivato oggi questo. Ormai non guardo la WWE da un mesetto almeno. Ascolto solamente i vostri podcast cazzari. Grazie. E simpatici come sempre. Sono l'unico a frantumarsi in marrone di questa situazione attuale della WWE. Una noia mortale. No, evidentemente no. Non hai sentito i nostri programmi nell'ultimo mese, evidentemente. No, scherzi a parte. No, sì, la situazione della WWE è molto... E sono generoso, è molto stagnante, questo è sicuro. Ma l'avevamo detto, perché comunque avevamo solo guardando il calendario, sapevi che comunque bene o male la situazione... Anche per esempio per Roman Reigns. Sapevi che Roman Reigns, nel senso, difenderà il titolo a Crown Jewel il 2 novembre, Crown Jewel, guarda caso giorno dei morti, difenderà praticamente il titolo lì, e poi praticamente rischia di non difenderlo più fino a metà dicembre quando c'è TLC, e poi sarà già Royal Rumble e sarà già rotto WrestleMania. Quindi, non, effettivamente, questo periodo qua passa in modo molto lento, perché comunque devono tirare avanti fino a questi eventi e non riescono più che altro a tenere cose vincenti. In più, per quanto riguarda Raw, adesso è un periodo dove comunque hanno contro il mondo il lunedì sera, quindi non si impegnano più di tanto, sfortunatamente. E il risultato è quello che abbiamo visto, quello che vediamo abitualmente lunedì sera e spesso anche il martedì sera, anche se SmackDown ogni tanto offre qualcosa di decente, però già ieri sera per esempio non è successo niente a SmackDown di cose particolarmente importanti, e anche non di particolarmente importanti, in generale non è successo una mazza ieri sera, a parte il match tra Charlotte e Becky Lynch, che comunque non ha avuto un finale ma serve ad arrivare a un match di Evolution. Diciamo che è abbastanza sintomatico che io sia arrivato da 30 minuti e alla domanda avete qualcosa da aggiungere sulle puntate sono stato in silenzio. Esatto. Cioè, mio modesto punto di vista, meno male che c'è la New Japan in questo periodo. Cioè, per dire, anche la New Japan in questo periodo fa cose, però è anche vero che adesso, di fatto, fino a Wrestle Kingdom la situazione del titolo mondiale è definita, perché comunque abbiamo già il match di gennaio e quindi sappiamo che da adesso in poi saranno angle tra i due partecipanti. Diciamo che rimane ormai mezza card del Dome, abbiamo capito dove vanno a parare. Sì, però diciamo che hai ancora, cioè hai capito dove vanno a parare, però hai ancora dei match da fare per arrivare a quello. Quindi comunque è vero che da un lato sai dove vanno a parare, però non è ufficiale che vanno a parare lì. Finché non è definito ufficialmente, possono ancora volendo cambiare idea. Però, bene o male, la card del Dome effettivamente è abbastanza definita. Il più è capire come si arriverà
a questi match. Per esempio, il Doma, adesso abbiamo Tanahashi Omega ufficiale per il titolo del MGP. Probabilmente sarà Jericho contro Naito per il titolo intercontinentale, perché adesso Jericho difende contro Evil a Power Struggle, probabilmente lo batte, e poi Naito batte Zack Sabre Jr. Nello stesso evento, e poi alla fine si fanno il match tra Jericho e Naito. Okada andrà contro Jay White, molto probabilmente. Rimane da capire che ci sarà per il titolo di tag, per il titolo junior, per il titolo di junior heavyweight tag, per il titolo di junior tag, e titoli Stati Uniti alla fin fine, per capire come si arriverà. Six-Man Tag, se vogliamo. Six-Man Tag, esatto. Tra l'altro, Power Struggle sarà la prima difesa titolata di Taichi. Volevo chiedere cosa ne pensa Leo di questa, di questa difesa. Forza, Will, io credo in te. Sì. Taichi contro Will Ospreay, ricordiamo, tra l'altro, vai. Domenica io li incontrerò e gli dirò a Will Ospreay? Ah, pensavo Taichi. Magari incontri. Magari no, contando che hanno fatto il match, che hanno annunciato il match per Power Struggle, magari Taichi fa un'apparizione a sorpresa e attacca Will Ospreay per la tua gioia. Beh, potrai vedere. Mi munisco di coltello, allora. Ma no, ma che coltello? Ma smettila. Eric, che se viene al meet and greet lo leggo e ce lo porto davanti. tu leghi Taichi o leghi Leo? Leghi Leo, probabilmente, non il povero Taichi. Allora, la card di Power Struggle, tra l'altro, è Jericho contro Evil, poi per il titolo intercontinentale sarà il main event, probabilmente. Beretta e Kazuchika Okada contro Jay White e Bad Luck Fale. I Golden Lovers contro David... No, il main event sarà questo, probabilmente. Golden Lovers contro David Finlay e Tanahashi. Taichi contro Will Ospreay per il titolo Never. Zack Sabre Jr. contro Tetsuya Naito. In un match uno contro uno, e poi la finale del Super Junior Tag Tournament per appunto stabilire i nuovi number one contender al titolo Junior Tag con difesa probabilmente al Tokyo Dome il 4 gennaio. 5 match annunciati, ne saranno ovviamente annunciati molti di più. Visto l'arrivo dei fantastici arabi del mondo WWE, che con i soldoni hanno fatto ritornare a combattere Shawn Michaels, c'è la possibilità secondo voi che anche Stone Cold ritorni? No. Per problemi fisici innanzitutto, e perché comunque sì, ci dico Jericho Evil è il main event, ufficialmente non è stato come Jericho Evil, però vediamo se effettivamente sarà così. Comunque teoricamente dovrebbe essere quello. Il primo, ci dice questa persona, il primo grandissimo wrestler ritirato che mi viene in mente, francamente non sento bisogno di un suo ritorno, ma a quanto pare l'attitude era tornata di moda. Il problema di Austin è esclusivamente fisico, cioè lui ha problemi al collo. Diciamo che ci va l'occasione giusta per un suo match. E sì, deve valere la pena a livello di storyline, non tanto a livello di soldi. Cioè, soldi non credo siano un problema, anche se ovviamente Austin qualche soldino lo vorrà. Però ci va l'occasione giusta, vai. Austin, io una volta ho sentito una considerazione che faceva lui. Sì. Su fare un altro match. Uh-huh. Niente. Ok, faccio un altro match e poi esatto. Cosa faccio? Cioè, ripeto, ci va l'occasione giusta. Ci va il giusto motivo. È assolutamente interessato. Poi, tra l'altro, Austin ha più di 50 anni. 54, per essere precisi. Scusami, 53, ne fa 54 dicembre. Però vabbè. Chi è in vacca? Il collo in vacca. È messo malissimo. Fisicamente lui è messo bene perché si allena, sta bene, tutto il resto. Ma fare wrestling è un'altra cosa. Sì, ma sai cosa? E poi ripeto, poi lui non ha. Non, ma poi lo dice chiaramente nel suo podcast: a lui non gliene frega niente di tornare sul ring. Se gliene fregasse qualcosa, verrebbe molto più spesso a Raw. A lui non gliene frega niente. Sta bene a fare a cacciare nel suo ranch. È felice con i suoi cani. Mm-hmm. Sì, verissimo. Con sua moglie, basta. Verissimo. Io però dicevo la stessa cosa di Michaels. Eppure Michaels è uscito dal ritiro. Cioè, nel senso. Non me l'aspettavo io questa cosa qui di Michaels, onestamente. Ok, però ti dico però ti faccio un'altra domanda. Michaels si è ritirato 8 anni fa. Mm-hmm. Anni fa si è ritirato. Sì, molti di più. Anni che si è ritirato, eh. Molti di più, sì. Austin ha fatto il match nel 2003 e poi basta, effettivamente. Sì, 15 anni fa praticamente. Non è, siamo più 15 anni che si è ritirato Austin, cioè... Mm. Quindi no, ha avuto però... di occasioni Austin per fare un altro match, eh? Assolutamente, ma anche Michaels, e questo è il fatto, cioè, e anche con avversari di calibro più grande rispetto a quelli di adesso, anche se vabbè, ovviamente il nome di Undertaker e Kane sono nomi importanti, però non sono più al loro picco, mettiamola così.
però in passato comunque gli era stato offerto un match con Brian, con Styles, e lui comunque non si è mai dimostrato interessato. Non lo so, cioè io dopo questa cosa di Michael non escludo nulla. Se dovessi dire, ovviamente ora come ora direi di no anche io, però vediamo. Sì, la questione di Austin, ripeto, è innanzitutto fisica nel suo caso, e in secondo luogo ci va l'occasione giusta, cioè ci va qualcosa che lo stimoli anche a livello creativo. Perché lui doveva, per esempio, doveva lottare nel 2005 contro Hogan, però alla fine non se n'è fatto perché lui sostanzialmente non voleva giocare a Hogan. E Hogan non voleva giocare a Austin, quindi alla fine non si sono incontrati su questo piccolo dettaglio relativo al loro match. No, ripeto, Austin mi pare molto molto chiaro sul suo, cioè ripeto, sì, anche a me, sì, effettivamente Austin è comunque abbastanza onesto nelle sue considerazioni, quindi quando dice una cosa, cioè, ci credo abbastanza. Vai. Quando lo senti parlare nel podcast, comunque lui è, cioè, poi ripeto, poi anche lui stesso dice che ha fatto il suo tempo, cioè sì, non è più assolutamente più cosa per lui il ring, ma è da anni che lo dice lui. E poi ripeto, il problema di Austin comunque è quasi ritirato da 15 anni, se non di più. Sì. Niente, lui è felice come è felice così. Cioè, tornare adesso, secondo me, non lo farà, non lo fa. Mm-hmm. No, più che altro, sai, se ti faranno un'offerta che non puoi rifiutare, come probabilmente avranno fatto a Michaels. Vai. Chi lo sa? Boh. Lì dipenderà da lui. Allora, tornando a noi, ci è arrivato anche questo messaggio, eccolo qui. Allora, non ho visto Super Showdown, anche perché il main event è rimbambito contro rimbambito, non mi interessa bene, vabbè, poverini. Sfrutterò lo guardiamo noi per voi per sapere com'è stato l'evento. Se vuoi vedere le reazioni in diretta di, almeno di Mattia, di Michael e di Max, c'è la live reaction sul canale di Max Isoso, la puoi vedere. Passando alle domande, visto gli ascolti pessimi nelle ultime due settimane, non sarebbe meglio provare cose nuove? Lo so, con il prodotto attuale hanno beccato contratti miliardari, ma appunto per questo, avendo la sicurezza di questi contratti, non sarebbe ora di rischiare, puntare su gente nuova, che al resto nuove più stile NXT? Non gliene frega un cazzo, c'è questo piccolo dettaglio che non gliene frega niente di questa faccenda. Perché il loro ragionamento è questo, il ragionamento loro è molto semplice. Ok, cioè, gli ascolti stanno calando, però pur con gli ascolti che stanno calando rispetto agli ultimi anni, noi comunque siamo arrivati a ottenere questo contratto televisivo. Perché dovremmo cambiare idea? È tutto lì il discorso. È un ragionamento molto cinico da compagnia che vuole far soldi. Non è un ragionamento che bada alla qualità del prodotto. Se ne sbattono le palle alla qualità del prodotto, francamente. È evidente. È assolutamente evidente. È un modo per fare più soldi possibili. Certo che potrebbero rischiare, ma non ne hanno voglia. Quindi tanto vale. Secondo voi chi toglierà il titolo Omega? Non penso che Tanahashi in questo momento sia favorito. Sarebbe bello vedere Ibushi campione. Probabilmente sarà Okada. Bella domanda, non so chi darti risposta. Non vincerà mai quel titolo. Non dire mai, perché nel mondo del wrestling mai non va bene. Non lo vince quel titolo. Non lo sai se lo vincono. Ti faccio notare che un freelancer è appena entrato nello Losing Over Rames de Japón. Quindi ormai la storia di freelancer. Lascia. E io ti faccio notare un'altra cosa. Sì. Che cazzo ce ne frega? I Los Ingovernables, chi se ne frega? Ma no, non è vero. Ma è un anno che non se li cagano quasi. Ma dai, non è vero. Ma a parte che non è vero. Però la stable comunque è ancora tenuta in considerazione in modo importante dalla compagnia. Poi è chiaro che Naito in questo momento non è nei piani per il titolo del mondo. Perché i piani per il titolo del mondo vedono altre persone. Però calma e sangue freddo. Cioè, Omega e Bushi hanno evidentemente piani per fare un grosso match. Perché ce li hanno. È evidente che ce li hanno. Bisogna capire quando sarà questo match. Ce li hanno così tanto che è andato via lo schienamento gratis. Che è andato via lo schienamento in un triple threat. No, no, non è così. Non è così. Fidati che il match importante lo fanno. Tra quei due lì. Che lo fanno. Però potevi evitare di far schienare i Bushi. Sì, sì, però è anche vero che sto match, se tutto va bene, lo vedi minimo tra 7-8 mesi. E poi comunque, attenzione, può tornare volendo questa cosa anche nella costruzione del futuro. Perché comunque di solito queste cose in New Japan se le ricordano. Non è una cosa che si dimenticano, effettivamente. Potrà tornare questa cosa in futuro. Se hanno fatto schienare i Bush, evidentemente ci sarà un motivo. Comunque, vediamo. O magari hanno in mente che... faccio un esempio. Hanno in mente che la prima shot titolata di Omega contro... Di Omega dopo il Dom, magari è Cody. Che non si è preso... Tu dici ancora? Sì, evidentemente sì.
Non lo so, cioè, non lo so la situazione. Bisogna capire quando hanno intenzione di fare questo Mega Ibushi. Se al Dome il prossimo anno, e allora potrebbe anche essere non titolato, perché mi riesce difficile credere che Omega tenga il titolo fino al Dome 2020, però può accadere. Io terrei d'occhio. Magari prima, anche... o magari Dominion 2019, allora lì può essere il titolo, magari Ibushi vince veramente il titolo. Cioè, non lo sappiamo, vai. Vai, Leo. No, io terrei d'occhio anche il nome di Jay White, che secondo me anche, è bello caldo. Certo, assolutamente. Cioè, il discorso è vedere se Jay White batte Okada al Dome. Perché quello lì è molto incerto come match. Perché può vincere, può vincere veramente Jay White lì, il match. Tra l'altro adesso con diciamo con la coppiata Jay White e sì. Gedo mi piace un sacco. E secondo me è migliorato ancora Jay White con questo con l'affiancamento appunto di Gedo. Mm-hmm. Ci fanno giustamente notare, allora, lo schienamento è arrivato perché Omega doveva schienare la persona che l'aveva battuto al G1 prima di affrontare Tana. E Tana ha battuto gli altri con cui ha pareggiato, ha perso il G1, Ibushi ancora non ci ha perso one on one, quindi possono volendo recuperarla quando vogliono, questa cosa. Chiaro che era più comodo far schienare Cody, probabilmente, però hanno ancora la carta dell'uno contro uno da giocarsi con, per un eventuale match tra questi due. Bisogna capire, ripeto, quando lo faranno, se al Madison Square Garden, ripeto, se al Garden o a Dominion, dire, o al Dome, vai. Secondo me dire che comunque hanno la carta, non ha mai perso 1-on-1, ci ha comunque perso adesso già. Ma non è, storia, non è uno contro uno. Non è uno contro uno. Andiamo avanti, dai, su, non stiamo lì a discutere sempre. Ripeto, non è uno contro uno, quindi volendo possono giocarsela quando vogliono sta cosa. Secondo voi se la storia è nera, Omega non ha mai battuto Ibushi, lo ha battuto adesso e dai, non puoi dire di no. Lo ha battuto, ma non ci ha perso uno contro uno. Capisci che non è la questione non l'ha mai battuto, certo che l'ha battuto, ma non è uno contro uno. Uno contro uno possono ancora giocarsela. Tu dici, mi hai perso perché mi ha affaticato Cody, per esempio. Puoi giocartela quando vuoi quella cosa lì. Poi è chiaro che era meglio che non lo facevi schienare. Però... Ripeto, l'avessero fatto in WWE li stareste giustificando. Lo fanno di qua, ma va benissimo. No, non ho detto che va benissimo, ho detto che puoi giustificarla una cosa di questo tipo. Non ho detto che va benissimo, perché io avrei preferito che perdesse Cody questo tipo di match. Hanno schienato cosa, ma diciamo che puoi ancora salvarla questa cosa qui. Leo, su Instagram, guarda le storie di Dodge, gli stanno facendo la ceretta. Oddio, no, dopo devo mettere il volume però, perché secondo me regalano. Comunque, tornando alle domande, secondo voi daranno mai un giro titolato a Suzuki come premio alla carriera? Magari anche di un mese. Questo mi riesce già più difficile. Cioè, credo che abbiano perso l'attimo per quel, perché se dovevi farlo potevi farlo l'anno scorso probabilmente, quando tornò il Suzuki Gun e Okada era ancora a quanto di regno titolato? L'anno scorso, 2 anni fa. Perché lui è tornato nel 2017, credo, no? 2017, sì. Ecco, allora sì, era l'anno scorso. Se volevi farlo, lo dovevi fare tipo a... Qual era proprio di febbraio dello scorso anno? Quando ho fatto Okada contro Suzuki, ha vinto Okada. Comunque lì potevi ancora farlo perché il regno titolato era, diciamo, abbastanza fresco, via, perché comunque non era campione da meno di un anno. Dico giustamente, Suzuki è troppo vecchio per vincere il titolo del VGP. Vero, però è anche vero che comunque Suzuki... ha ancora quella credibilità che te lo può far vedere in ottica titolo del mondo. Anche se in questo momento hai gente che ovviamente è più giovane, che è anche più dotata dal punto di vista del dotato. Però Suzuki ha ancora quell'aura comunque minacciosa che ha, anche se perde tanto, perché comunque Suzuki perde tanto in New Japan. Comunque quando lo pushano per il titolo, la gente ci crede comunque che lui possa essere una minaccia per il titolo. Ripeto, hanno perso l'attimo, probabilmente. Sì, no, ma poi comunque la New Japan non è una compagnia da... premi alla carriera, no, cioè, infatti. Nel senso, no, infatti. Se te lo danno, c'è un motivo. È più una roba da WWE quella, che poi non c'è niente di male nel fare una cosa di questo tipo. No, infatti, cioè, io, nel senso, io non sono molto favorevole a queste cose, però comunque delle volte ci stanno anche. Sì. E nel caso di New Japan non ce la vedo. No, ma infatti, cioè, no, ripeto, avessero voluto farlo lo facevano l'anno scorso, ormai adesso mi sa che è un po' tardi. Quello mi sembra un po' complicato. Meriterebbe un premio per tutto quello che ha fatto, assolutamente, pienamente d'accordo, sì, su quello. Però il titolo del mondo per la New Japan è ancora talmente prestigioso e lo tengono ancora in tale considerazione
che comunque quando fanno un cambio di titolo vogliono che sia significativo, una cosa di questo tipo, e poi toglierlo magari un mese dopo, non credo lo facciano, però mai dire mai, il mondo del wrestling è talmente strano, specialmente con questa New Japan, che comunque adesso ha una dirigenza praticamente quasi tutta straniera, a parte il booking adesso, e adesso le cose possono cambiare molto radicalmente per la compagnia, perché comunque è chiaro che sono in espansione, cioè sono in modalità espansione in questo momento, e di conseguenza per avere la modalità espansione hanno bisogno più campioni stranieri possibili. Infatti, se andate a vedere, i campioni della New Japan sono quasi tutti stranieri ormai. Per esempio il titolo, adesso andiamo a vedere un attimo, titolo del mondo di Omega in questo momento, titolo di Jericho Intercontinentale. Jericho campione intercontinentale, titolo di Stati Uniti e di Julius Robinson. Di Cody, scusami. Titolo IWGP, vabbè, Tama Tonga e Tangaloa, sì, sono stranieri, però è già un caso un po' diverso. L'open weight Never sono Tama Tonga, Tangaloa e Shimori. El Desperado e Canemaro sono i campioni junior heavyweight tech team da ormai 217 giorni. Ecco, la cosa strana è, pensavo vincesse Marty Scurll, invece Kushida ha vinto il torneo praticamente, quindi Kushida è ancora campione junior heavyweight. Questa è già una cosa abbastanza sorprendente. Diciamo che i tre più importanti comunque in questo momento, quattro se vogliamo contare quelli di coppia, sono in mano tutti a stranieri nella compagnia. Vabbè, se vogliamo contare titoli veramente importanti, il titolo Never è in mano Taichi, però vabbè, quello è un altro discorso. Che lo renderà il più prestigioso della compagnia. Esatto, esattamente. Ma se Dio vuole finisce il mese prossimo. Cucina, tra l'altro, ridendo e scherzando, è già il sesto regno titolato, con il titolo così. Credo che sia quello che ne ha... No, non è quello che ne ha di più, perché c'è Jushin Thunder Liger che ha vinto il titolo tipo 11 volte, però è tipo il secondo. Tiger Mask è arrivato a 6, eccolo qua. Sì, Tiger Mask a 6 e Kushida a 6, quindi è il secondo nella graduatoria, mentre Jushin Thunder Liger è arrivato addirittura a 11, quindi ancora abbastanza irraggiungibile. Altre notizie, vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è qualcosa di strano di cui non abbiamo parlato. Sono in vendita i biglietti per la Royal Rumble, per chi vuole andare praticamente a vedere la Rumble. Anche i biglietti, credo i pacchetti viaggio siano ancora in vendita per andare a gennaio a Phoenix, credo. No, tra l'altro sono in uno stadio, quindi dovrebbe essere anche abbastanza suggestivo il tutto. E basta, no, non ho assolutamente null'altro da aggiungere. Allora, direi che possiamo sentirci direttamente tra domenica e lunedì, con una nuova puntata di Wrestling Café che registreremo non so quando, francamente. Eric, dimmi, mi dica. Ma il post Bound for Glory si fa? Ma sei scemo? Ma sei impazzito? Che brutta gente. Ma non lo guardo neanche live, Bound for Glory, probabilmente. Me lo guarderò io non lo guardo proprio. Vabbè, io me lo guarderò il giorno dopo con calma, alla fine. Io so che Mattia invece lo guarderà, però non lo dirà nessuno. Tanto, l'hai viste le regole del diciamo... le regole per il... Cos'era il... Com'è che si chiama il match di... Ne parleremo di Bound for Glory durante il caffè, faremo una preview del pay-per-view. Dicevo, il match degli LAX, com'è che si chiama? Che è un nome particolare. Concrete Jungle Death Match si chiama, eccolo qui. Sì, ecco. L'hai visto le regole del match? No, non l'ho visto. Allora, si lotterà praticamente sul legno. Cioè toglieranno i materassi, diciamo, la spugna, il ring, visto, sì. E toglieranno praticamente il lenzuolo, non so come si chiama, quello che metto sopra il ring. Toglieranno tutte le protezioni agli angoli, ci saranno i torbacco scoperti, e si lotterà praticamente sul legno. per motivi assolutamente spiegati. Secondo me si faranno malissimo in quel match, non so per quale motivo, però si facciano così. Vabbè. Però ci si... Dicevi? Dicevi, vabbè, Mattia? Contenti loro. Sì, anche perché non credo che sia particolarmente salutare andare a lottare sulle lastre di legno, diciamo, no. sulle assi di legno, praticamente. No, infatti. Rischi di beccarti le schegge. No, a parte quello, ma penso, come si dice, penso... Penso anche, al di là di quello, spero ci sia qualcosa sotto alla fine per ammortizzare tutto, perché non penso sia particolarmente, ripeto, non penso sia salutare per il fisico atterrare sul legno invece che sulla spugna e sul beh, nel suolo ancora, ma sulla spugna penso che meno male. Ma ormai a Impact ci puntano sui match hardcore per motivi inspiegabili. Ho capito, match hardcore mi sta anche bene, però non è che devi mettere a repentaglio praticamente il tuo fisico, no? Cioè. No, infatti. Cioè, è possibile che il wrestling... Cioè, è quello che dice Cornette, che ogni tanto dice delle fesserie, però ogni tanto dice anche delle cose intelligenti. Cioè, il wrestling era preso molto più sul serio quando si faceva molto più finta,
sul ring. Adesso si fa malissimo. E diciamo, da quel punto di vista il wrestling è più reale possibile. Però adesso praticamente nessuno lo prende sul serio. È una cosa un pochettino bizzarra. Il Mania Classic l'ho visto. I match di secondo turno sono belli. Il primo turno non è che mi ha detto moltissimo, francamente, nel Mania Classic. Alla fine, più tardi c'è Lucha Underground alle 2 per chi lo guarderà. Tra un'ora inizia 205 Live sul WWE Network, perché ci sta guardando in diretta. E basta, ci sentiamo, come detto, nel weekend, alla fin fine. Alla fine del weekend, tra domenica e lunedì, con una nuova puntata del caffè che registreremo, ripeto, non so quando. Grazie a Moreno Bernasconi. Grazie a tutti, ci si sente alla prossima. Grazie a Mattia Di Noi. Grazie a voi, ci sentiamo. Grazie a Leonardo Contini. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie a voi che ci avete visto in diretta su Twitch. Salutiamo chi ci sta ascoltando on demand e chi ci sta vedendo on demand su YouTube, visto che comunque lo show on demand rimane disponibile anche su YouTube, naturalmente. Ci sentiamo, come detto, con il caffè tra domenica e lunedì. Vi lasciamo con la sigla. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima. Sì, ciao. Signore e signori, ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen, benvenuti! Il paladino ha vinto! Sì! La caduta! Siamo vicini! Guarda in alto, lo sai chi c'è? C'è un paladino che combatte per te. Vince ormai la sua legge sul web, anche se nessuno ti spiega il perché. Tutti ne dubitano, ma alla fine si ricredono. Salva il bambino dalle sue grinfie, che altrimenti saranno guai. Affrontami, affrontami, non chiede di meglio, GP. Sente il dovere di sconfiggere tutti quelli che non credono in lui. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo, dalle nubi scorgi il tuo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina, il suo sacrificio non rimarrà vano, no. Paladino, l'arbitro ferma il match, il paladino si aggiudica questo Free Stage So Bell. E vendica l'Undertaker, e l'Undertaker. Le dirette diventano appassionanti quando gli fa incazzare. Tutti quanti ti credono pazzo solo perché a volte sbacchi il mazzo. Ecco che giunge una visione di un futuro che luce mai vedrà. Tenti di predicare mortali quando neanche tu sai cosa dir. Controllami, controllami, ma cosa sto vedendo da qui? Indiani, giapponesi, alternativi al sistema che da sempre difendo. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo, dalle nubi scorgi il tuo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina, il tuo sacrificio non rimarrà vano, no. Paladino. Che schifo! Questa compagnia e questa canzone non mi rappresentano! Ten, fa anche contro Brian, e ricordate, chi è contro di me è contro se stesso! Questo programma è stato offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.